Tra 5 minuti iniziamo. Benvenuti. L'assemblea di questa sera verterà sulla ricostruzione dei centri storici dell'Aquila e dei comuni del cratere. Ringraziamo il sindaco Cialente, l'assessore Di Stefano che sappiamo che sta arrivando, l'architetto Iacovone, l'ingegnere De Santis che anche arriverà, l'architetto Conti per la loro presenza qui. Erano stati invitati anche il presidente Chiodi e l'architetto Fontana. Il secondo non ha ritenuto opportuno dare neanche un cenno di riscontro. Ha sempre ignorato i nostri reiterati e cortesi inviti. Evidentemente per lui contiamo ben poco e la ricostruzione è cosa da decidere nei palazzi chiusi. Il presidente Chiodi ha questa volta e per la prima volta risposto tramite la sua segreteria. Vi do lettura della breve mail che è giunta. Gentilissimo, il presidente Chiodi, a causa di impegni assunti in precedenza e non rinviabili, non potrà essere presente all'incontro pubblico inerente alle problematiche e le prospettive di ricostruzione dei centri storici che si terrà mercoledì 8 giugno. Fermo restando l'interesse del presidente riguardo al tema dell'assemblea e alle problematiche che i cittadini aquilani devono affrontare in questa delicata fase della ricostruzione, per garantire la presenza del presidente ad incontri e dibattiti, ritengo assolutamente necessario che le date siano concordate con questa segreteria. Nel rimanere a completa disposizione le porgo i più cordiali saluti Maria Cristina Tribuzzi. Prendiamo atto di questa disponibilità, seppur tardiva, e
cercheremo di organizzare nell'ambito dei mercoledì dell'assemblea un incontro con la cittadinanza. Il tema che andiamo ad affrontare questa sera è scottante e molto sentito. Non pensiamo di riuscire a fornire tutte le risposte alle domande che usciranno stasera, ai tanti dubbi che attanagliano sia i comuni cittadini che i tecnici impegnati nella ricostruzione. Questo vuole essere un primo approccio al problema. Riteniamo che questa sera, qui, nella maniera più chiara possibile, i nostri amministratori debbano fornirci delle risposte. Il politichese lasciamolo per cortesia fuori, le campagne elettorali anche. Parliamo di cose concrete, parliamo di case da ricostruire in una città da vivere. Evitiamo i rimpalli di responsabilità che dal 6 aprile di 2 anni fa imprigionano noi cittadini. Cerchiamo di capire le competenze del comune e della regione e cerchiamo di capire cosa i cittadini possono e devono fare. Cerchiamo soprattutto di essere partecipi consapevoli alla ricostruzione della nostra città. Partecipazione è un termine la sostanza del quale le nostre istituzioni, il comune per primo, sembrano non intendere. Sembrano addirittura fuggirlo come problema da evitare. La partecipazione andrebbe riconosciuta e regolamentata e ciò, nonostante i cittadini dell'Assemblea si siano impegnati da più di un anno a stilare una bozza di regolamento presentato e protocollato in comune, ancora non accade e sono trascorsi 26 mesi. Questa sera abbiamo la diretta streaming dell'incontro, avremo poi dopo la registrazione disponibile su internet e anche 2 persone qui accanto a me incaricate di sunteggiare quanto verrà detto stasera, quindi le dichiarazioni, gli eventuali impegni e quant'altro uscirà da questo incontro. Prima del termine dell'assemblea ne verrà data lettura la presenza dei convenuti. Ci saranno delle domande preparate dall'assemblea cittadina che costituiranno la prima parte dell'incontro. Esigono risposte concise e chiare, un tempo massimo, perché ne sono abbastanza, di 3 minuti per ognuna. Quindi si aprirà alle domande del pubblico, per le quali chiediamo ai presenti che volessero intervenire di iniziare a prenotarsi subito. Calcolando che l'incontro finirà più o meno per le 20:30, valuteremo quante domande sarà possibile proporre, rispettando strettamente l'ordine cronologico di prenotazione. Chi non riuscisse a porre la sua questione in questo incontro potrà farlo nel successivo sullo stesso tema. Invitiamo tutti, seppur stanchi ed esasperati dalla nostra condizione, a mantenere la calma e contenere i toni. Le istituzioni non devono venire qui temendo di entrare in una sorta di gabbia dei leoni. Per le contestazioni accese, qualora vi fosse motivo di farne, e dalle quali l'assemblea cittadina, ravvedendone il motivo, non si è mai sottratta, esistono altri luoghi e altre modalità. Oggi qui siamo per capire e di conseguenza assumere le nostre decisioni. Condurranno l'incontro Eugenio Carlomagno e Maria Giulia Bellini. Io sarò qui con l'ingrato compito di segnare il tempo, quindi perdonatemi già da adesso se distratterò il microfono di mano dopo 3 minuti. Prima di chiudere un ultimo cenno, approfittando del sindaco e del comune che è qui presente. Sindaco, organizzare questa assemblea è dura e non parlo soltanto dell'aspetto logistico, quindi scarrozzarci dietro l'amplificazione, chiamare il comune per le sedie e avere sempre paura che non arrivino. E il freddo, perché l'inverno fa freddo, il caldo, il vento, la pioggia. Molti di noi lo scorso inverno si sono ammalati, perché qui dentro faceva un freddo da morire e non ce lo possiamo assolutamente permettere, perché già insomma abbiamo altri problemi. Sappiamo che l'estate all'Aquila è una volata, quindi adesso possiamo starci perché fa caldo. Staremo ancora qua a settembre? L'Assemblea Cittadina dell'Aquila, che non è un comitato né un'associazione, ma semplicemente cittadini aquilani che intendono farne parte ed a tutti è aperta, deve avere una sede prima dell'inverno.
altrimenti stabiliremo la sede fissa presso il Comune dell'Aquila, che è la casa dei cittadini. Bene, ora passo la parola all'ingegnere Maria Grazia Tascanio, che ci farà una brevissima introduzione. Prego tutti di essere concisi, io comincio con il tempo, e ecco qui. Per prenotarsi da Enza Blundo, che è l'ultima su questo tavolo. Buonasera a tutti. Ho il compito di elencare puntualmente, brevemente e puntualmente quelle che sono le problematiche legate alla ricostruzione per quanto attiene la progettazione degli aggregati in centro storico. Ho 5 minuti, quindi sarò veramente molto molto breve. Il problema fondamentale, e mi sembra necessario iniziare sicuramente da quello, è il problema legato all'ordinanza, alla 3917. Noi abbiamo un centro storico che è uno dei centri storici più belli d'Italia, ricchi di monumenti e di palazzi storici, di edifici vincolati. Che cosa sancisce questa ordinanza? Per quanto attiene gli edifici vincolati, non viene, sicuramente vengono raddoppiate le somme a disposizione, ma non c'è l'obbligo del raggiungimento del livello minimo di sicurezza sismica. Che cosa significa questo? Che ancora una volta potrebbe accadere che con un ipotetico eventuale ulteriore sisma potremmo ritrovarci con lo scenario che tutti noi abbiamo visto all'indomani del sisma. Indubbiamente la normativa di settore della sovrintendenza sancisce per questo tipo di edifici il non raggiungimento di questo limite minimo di sicurezza, a prescindere però dall'ubicazione del centro storico e degli edifici vincolati. Cosa significa questo? Che un edificio vincolato in un centro storico non ricompreso in una zona sismica ha le stesse valenze di un edificio situato nel centro storico dell'Aquila, il che è inconcepibile. Il fine ultimo della ricostruzione deve essere ovviamente quello di aumentare il livello di sicurezza per garantire a tutti delle condizioni di sicurezza sismica. Ed siano edifici adibiti a residenza, sia essi adibiti a uffici, chiese e quant'altro. Per quanto attiene invece gli edifici di interesse, dichiarati di interesse, e anche qui le ordinanze che di riferimento siano abbastanza fumose per quanto attiene le procedure di riconoscimento, viene invece sancito un aumento del finanziamento del 70%, con l'obbligo però di raggiungere questa volta il livello minimo di sicurezza al 60%. È ovvio che questa è una incongruenza che andrebbe meglio sicuramente specificata da parte del legislatore. Quindi sicuramente noi tecnici chiediamo che questo venga maggiormente specificato. Sempre brevemente, un altro problema che noi ci troviamo ad affrontare è quello legato sicuramente alla tipologia degli interventi. Ad oggi, mi risulta, sono arrivate a noi tecnici solamente delle linee guida fatte e scritte un po' di mesi fa, da parte di Reluis e da parte dell'architetta Carocci, della professoressa Carocci, ma che nulla dicevano per quanto attiene la metodologia e le tecniche di intervento per la ricostruzione. Noi tecnici dovremmo fare dei falsi storici oppure dovremmo intervenire con delle tecniche attuali? Questo è quello che noi vogliamo sapere, perché ormai la progettazione si è avviata e quindi noi vogliamo avere risposte certe. Quindi credo che vada affrontato ulteriormente approfondito questo aspetto. Altro problema sicuramente importante è quello legato ai costi e alle voci mancanti. Noi abbiamo un prezzario che è ancora mancante di tantissime voci, di cui noi tecnici abbiamo bisogno per la ricostruzione, per affrontare i progetti. Sicuramente noi tecnici siamo, in caso di mancanza di prezzi da prezzario, redigiamo le analisi del prezzo. Però cosa accade? Che siccome a CINAS arrivano con la stessa voce più prezzi, uno diverso dall'altro, con la stessa tipologia di intervento, automaticamente ci vengono chieste delle integrazioni. Quindi noi vorremmo un prezzario aggiornato che tenga conto di tutte le lavorazioni che noi dobbiamo andare ad effettuare sui fabbricati di muratura. Altro problema, noi tecnici abbiamo le scadenze e le vogliamo rispettare e le rispettiamo. Vorremmo una fermezza anche da parte di tutte quelle strutture che valutano le nostre progettazioni. Non è pensabile che il progetto in ingresso abbia la prima risposta dopo 12 mesi, come è accaduto.
magari con delle richieste di integrazione davvero ridicole. Su un lavoro di 2-3 milioni di euro vengono fatte richieste di integrazione, è capitato anche su alcuni progetti, di 2.000 euro, 3.000 euro. Quindi vorremmo che anche chi istruisce le pratiche avesse una scadenza nel dare delle risposte. Altro problema è legato al cantieramento del centro storico. Ad oggi noi sappiamo la realtà dell'Aquila, vicoli stretti, davvero poco accessibili. Come si sta pensando di risolvere questo problema? Sappiamo che in teoria potrebbero ritornare ad abitare i centri storici i proprietari degli edifici A e B all'interno del centro storico a breve, ma com'è possibile concepire il rientro in sicurezza di tali soggetti quando magari per arrivare al loro fabbricato bisogna attraversare 20-10 cantieri? Qui non si è andati in deroga con l'81 del 2008, che è il decreto legislativo relativo alla sicurezza. Come si è pensato di risolvere questo problema? Ora, io non so a chi fare queste domande, perché vedo che gli interlocutori forse non ci sono neanche, però noi vorremmo delle risposte certe e concrete per andare avanti. E penso che i problemi fondamentali siano quelli che ho appena detto. Altro problema sempre per i centri storici è relativo sempre alla tipologia di intervento. Con gli edifici in muratura si raggiunge facilmente il limite ammissibile per la sicurezza sismica. E spesso Reluis ci vediamo tornare indietro le pratiche perché invece di considerare quegli interventi come interventi di riparazione del danno, li passano d'ufficio e automaticamente come interventi di miglioramento sismico. Quindi significa che noi sforiamo molto facilmente quei tetti massimi ammissibili. Quindi forse per gli edifici in muratura andrebbe ovviamente rivisto tutto il discorso legato ai limiti di convenienza e a quant'altro. Però anche in questo caso Fontana non c'è, quindi la risposta sicuramente non ce la può dare. Prego? No, ma poi spero c'è. E perché noi non qualcosa? Un fatto tecnico, adesso lo stiamo dicendo. Insieme ci E in ultimo volevo chiudere con questo. Sto cercando di essere più breve di così, non si può. In molti edifici noi siamo entrati da poco a fare le verifiche, però ci troviamo di fatto con una classificazione fatta in prima istanza dai tecnici del Dipartimento di Protezione Civile delle verifiche fatte a vista in maniera molto frettolosa. E che cosa è accaduto? È accaduto che i termini per la richiesta di ulteriori sopralluoghi sono invece scadute. E quindi spesso ci troviamo con delle realtà all'interno degli aggregati davvero complesse. Se si va a vedere le classificazioni date, si ha una frammissione tra A e C, magari sullo stesso piano di fabbricato. Quindi mi chiedo se è possibile ed è concepibile ricomprendere e riprevedere una classificazione di questi edifici, soprattutto i casi più eclatanti, quelli dove sono state sbagliate le verifiche, perché altrimenti abbiamo problemi nell'affrontare la progettazione, che magari sono edifici classificati A quando invece dovrebbero essere classificati E. Questo è quanto, più breve di così. Grazie. E adesso noi faremo delle domande con la speranza che ci possano, allora, gli intervenuti, cioè il sindaco, l'architettura comune, l'assessore Di Stefano e credo i due presidenti, i due ingegneri architetti, possono rispondere a quello che diceva l'ingegnere. Io condivido perfettamente quello che diceva, perché come avete capito si è talmente intrecciata che ormai sarà difficile ricostruire questa città se non riusciamo a capire chi gestisce, chi comanda, chi fa le ordinanze. Su questo credo che sia opportuno iniziare a dare delle responsabilità. Noi credo che fra qualche mese non avremo più la visione di una città nel suo insieme, perché molte persone se ne stanno andando, molti stanno vendendo. Quindi sarebbe opportuno velocizzare i tempi, ma non tanto di quando li costruiamo, come la filiera ci costringe ad aspettare, e quindi non so, qui si parla di 3, 4, 5 anni, io credo che sia opportuno invece dare dei tempi più brevi, sicuramente per la progettazione, la ricostruzione vedremo, intanto cominciamo a capire che cosa bisogna fare. Adesso le domande saranno... Come grazie.
sono abbastanza complicate per noi le domande e noi abbiamo fatto un elenco, però io penso che in parte qualcuna la leggerò, però poi cercherò anche di tradurla, ma non tanto per voi tutti, ma per me, anche per me sono difficili, quindi faccio anche fatica a leggerle. Però con un po' di esperienza qualcosa comincio a capire, speriamo di riuscire ad avere qualche risposta. E la prima domanda, o meglio, più che una domanda è l'argomento, la rivolgeremo al sindaco. E abbiamo pensato di strutturare la domanda e poi magari anche subito le risposte, perché altrimenti poi perdiamo anche il filo del discorso. Quello che chiediamo al sindaco è, in base a quanto abbiamo riportato nel nostro elenco, è piano di recupero di zona o semplice variante normativa, quale strategia complessiva regolerà la ricostruzione del centro storico. Questa diciamo anche all'assessore, poi magari vedete voi, io non so se vuole rispondere l'assessore, chi, io mi scuso perché abbiamo fatto fatica anche a indirizzare le domande, magari io le dico, ecco, grazie. Grazie. E comunque, direttamente collegata a questa domanda, poi ne facciamo un'altra in base a quanto abbiamo letto di recente. Ecco, lo leggo proprio il 1° giugno. Noi abbiamo letto una comunicazione, si comunica che il sindaco ha siglato oggi il provvedimento relativo alle modalità attuative degli interventi nelle aree denominate Santa Giusta, via Garibaldi, via 20 Settembre, Rivera, Villa Gioia, chiaramente tutte dell'ambito A. Questo verrà pubblicato sull'Albo Pretorio questa stessa settimana, così almeno diceva lo scritto. E volevamo chiedere esattamente di cosa si tratta, magari anche all'assessore Di Stefano, non so, e come interagisce questa nuova scrittura con la precedente che riguardava unicamente l'asse, pubblicata già più di un mese fa, che poi sappiamo bene era nato come asse semplicemente dalla Villa alla Fontana, ma poi è diventato un ambito vero e proprio. Poi, collegato ancora a questo, volevamo chiedere, sempre collegato al piano di ricostruzione, sempre collegato agli incontri che ci sono stati negli ultimi giorni, dal 26 di maggio a dal 25, 26, 30, 31, secondo il quale verrà, sì, la domanda, sì, però le domande sono queste, chi mi risponderà? Cioè il piano finanziario, se questo piano finanziario per la ricostruzione è pronto o si sta preparando. Queste penso che siano sufficienti come prima domanda, non so se all'assessore Di Stefano, all'architetto Iacovone, all'assessore... sono tutte loro, le domande sono tutte qui. Sono sintetiche, però l'argomento significa questo, perché una domanda detta così, beh, io l'ho spiegata per me, così ho capito quello che ho chiesto. Prego. Che l'ha dato l'assessore oggi? Beh, siamo portati in forza. No, io sto anche a quello, spero anzi di stare a quello che è stato detto in apertura di assemblea, come dire, concretezza, meno parole, un po' più fatti, nel senso che le parole poi presuppongono fatti concreti, perché altrimenti noi rischiamo di perderci dentro un mare di parole e a volte ci disorientiamo noi, figuriamoci, come dire, chi non è tutti i giorni sul pezzo. E io abbiamo detto la volta scorsa che abbiamo parlato del centro storico, e sono stati due interventi adesso che hanno parlato in qualche modo del centro storico, quello dell'ingegner Maria Grazia Tascagno e poi le domande fatte poc'anzi, dove io direi anche per la parte più tecnica di pianificazione strategica proverei anche a far intervenire poi l'architetto Iacovone, che comunque collabora con il comune proprio su questa visione strategica
centro storico. Io credo che l'architetto Tascagno abbia posto, insomma, alcune questioni. Quando si chiede al comune di dar da fare, come dire, i piani di ricostruzione, io, se permettete, vi ricostruisco cronologicamente la vicenda, tanto per dire a che ora io avrei fatto. Allora, lui ha fatto il decreto 3 a marzo 2010, quindi siccome lui dice che avrebbe fatto i piani di ricostruzione fin dal giorno dopo del sisma, poteva fare il decreto il giorno dopo del sisma. Se nessuno anda a fare un decreto, probabilmente non lo può accollare a noi. Il decreto 3 comunque fissa delle procedure, fissa delle procedure. Per intervenire poi sui centri storici e sulle E c'è voluta un'ordinanza, la 3881. La 3881 esce a luglio 2010. La 3881 è un'ordinanza attuativa della 3790, quella delle E. Cosa dice la 3881? Per avere i prezzi di riferimento per ricostruire bisogna che la giunta regionale deliberi secondo i parametri dell'edilizia economica e popolare della regione di residenza, quindi della regione Abruzzo. Quella delibera è stata pubblicata sul Bura il 24 di settembre 2010, quella che porta i prezzi. Penso di poter invocare gli ordini, che da lì è nato una forte contestazione in quanto assolutamente insufficiente. Cosa ha portato quella mobilitazione fatta dagli ordini, il comune, insomma, tutti interessati, perché parlavamo di prezzi assolutamente non sufficienti per intervenire, né per lei, figuriamoci per il centro storico. Ha portato un decreto. Il decreto è stato fatto il 27 di novembre, 13, pubblicato sul, sul sito il 3 dicembre 2010. Quel decreto lì era ancora insufficiente, sono seguiti una serie di decreti. I decreti si sono conclusi, ora non mi so tediare, a marzo 2011. Quindi, se volessimo prendere per buono che tutto è pronto per, dobbiamo datare quel tutto marzo 2011. Cominciamo a dire una verità, almeno una verità. L'architetto Tascano cita la 3917, quella famosa ordinanza. Cosa dice quell'ordinanza? Tanto per dire che l'ordinanza non si applica nei centri storici. Invece si applica. Perché? Con la 3881 noi teoricamente avremmo dovuto demolire tutto. L'Aquila, cioè ciò che si è salvato il terremoto l'avremmo dovuto demolire noi, perché la visione era sul limite di convenienza, cioè posto 1200 metro quadro, vado a Spagna, ingegner De Santis, posto 1200 metro quadro, se si supera il limite di convenienza bisogna demolire, per cui un immobile vincolato teoricamente andava come dire, demolito, poi ovviamente non sarebbe stato demolito per altre leggi. La 3917 dice l'articolo 5 del 3881 si intendono raddoppiati per immobili vincolati, quindi dal 2002 si passa al 2004, e poi c'è quel famoso fino a un massimo del 60% per gli edifici di particolare pregio, fino a un massimo del 60%, non il 60%. Questo serve ad alzare un po' di più il prezzo dell'intervento per quanto riguarda gli interventi nei presupposti dei centri storici, anche quando non sono vincolati. A quell'ordinanza seguì il famoso decreto 45. Quel decreto 45 prevede l'ennesima commissione che deve visionare volta per volta una proposta di progetto, poi quella commissione si pronuncia se dare il 25 e il 35 a seconda degli articoli, quando tutta questa giostra è finita potrà fare il progetto e presentarlo alla filiera. Abbiamo detto quello è un collo di bottiglia, perché primo non raggiunge l'obiettivo fissato, perché se a base, se quella valuta è il 10%, scatta lì delle convenienze e quella parte lì che non è vincolata noi la dovremmo demolire, andrò a dire la sera. Secondo, è un collo di bottiglia. Se c'è una cosa di cui abbiamo bisogno è stappare tutti i colli di bottiglia che purtroppo queste complesse procedure hanno messo in piedi. Ecco da che è nato, come dire, questa continua come dire, interlocuzione. È uno dei 17 punti che poi tra l'altro gli ordini hanno avanzato, su cui però mi sembra che ci hanno risposto in qualche modo. Un altro dei decolli di bottiglia che è stato citato poc'anzi è quello della filiera. Forse i giornali oggi riportano una mia nota. Qua, del dire non se ne può più. Non se ne può più del fatto che continui decreti che si sono susseguiti hanno comportato modifiche al loro dire del programma, per cui già i ritardi, come dire,
di carattere strutturale che c'era precedentemente, ci sono oltre aggiunti altri ritardi di confusione del processo, come dire, informatico a cui Cineas è collegata nel suo sistema in remoto che ha per tutta Italia. Ecco, per questo abbiamo detto usciamo, o si sistemano queste cose oppure usciamo da questa maledetta filiera, perché non è possibile avere ogni volta di ogni punto un collo di bottiglia. Questo collo di bottiglia non aiuta il processo di ricostruzione del centro storico. È stata posta poi la domanda della gallieristica. Nei piani stralcio che noi mandiamo avanti e che poi sono frutti anche di una richiesta di modifica del decreto 3, su cui vi parlerò più avanti, se ne sarà data il tempo, perché io non riesco a contenere in 3 minuti l'esposizione. Nei piani stralcio che noi mandiamo avanti c'è tutto, c'è anche l'impostazione della cantieristica sulle vie di fuga, quelli che sono le evenze collettive, i luoghi collettivi, che poi però si rinvia al cronoprogramma degli interventi, intervento per intervento, per poi metterli in sinergia con il nostro centro di coordinamento per la supersicurezza del centro storico. In qualche modo diciamo che noi gli incassi noi li abbiamo ben tutti pronti. Se viene sciolto uno dei nodi principali, piano di ricostruzione. Allora, piano di ricostruzione, tendiamo di capire cosa noi lo stiamo facendo, quindi per evitare quindi le contraddizioni, polemiche, si sta facendo piano di ricostruzione. Se stiamo parlando del centro storico dell'Aquila, io aggiungo che non solo l'Aquila, ma anche quello delle frazioni, dove ci sono quelle parti più avanzate, quelle parti un po' più... D'altronde abbiamo a che fare con una molteplicità di persone che non avete idea, e quello del Comune dell'Aquila, tutti questi pezzi anticipatori sono esattamente quello che poi sarà l'incastro finale del piano di ricostruzione. Cosa chiediamo noi, in qualche modo? Siccome noi andiamo avanti con questa programmazione, per noi il piano di ricostruzione comporta un inquadramento, poi magari sarà l'architetto Iacono a spiegarlo in modo più puntuale, un inquadramento di tutto il centro storico. Dove avremo i piani attuativi, così posti i piani di recupero, dove sono lodi di trasformazione di particolare degrado, e i piani di attuazione diretta, che sono le parti del centro storico meno compromessi, dove siamo oggi, non è trasformabile, quindi il piano di costruzione non è altro che una pianificazione di carattere economico, finanziario, strategico, quello che ci siamo detti più volte in qualche assemblea, ed è quello che ci siamo sentiti ripetere in una riunione al MEF, quando ha chiesto... ci fate sapere quanto costa questa ricostruzione? Ci hanno detto, noi abbiamo risposto subito, domani mattina, perché con la scheda che abbiamo delle proposte di intervento che abbiamo fatto, abbiamo le possibilità, incrociando i dati, di tirare fuori somme. Stupisce che lo dobbiamo fare noi, casomai. Probabilmente lo avrebbe dovuto fare qualcun altro a tempo debito, perché la programmazione finanziaria, se voi leggete la 38-33, sta in altro luogo. Comunque lo facciamo noi. Al tempo abbiamo detto, sì, però, se lo facciamo, cosa accade? Possiamo avanzare noi le proposte, come dire, in qualche modo anticipatorie o che attivino processi in attesa della quadratura generale? Quando le avanziamo ai cittadini, gli sono riservate le stesse provvidenze che saranno riservate alla fine quando deciderete? E per le attività produttive? Avete o no intenzione di cambiare le norme, visto che oggi le attività produttive hanno 80.000 euro ognuna e ci fanno un piffero? Ecco, hanno detto, se ci date questa valutazione economica, vedremo con le disponibilità che abbiamo, come dire, in campo, disponibili, ciò che potremo dare. Io lo dico perché è bene che si dica la verità rispetto alle facili illusioni, ed è bene che sulle facili illusioni noi non abbassiamo la guardia, che la teniamo sempre alta, perché se pensiamo di aver raggiunto la parola fine con tutto quello che deve essere attribuito per la ricostruzione dell'Aquila, ciò ancora non è vero, che sarà un processo ancora da conquistare. D'altronde le tasse la dicono lunga. Ecco cosa sono questi pezzi, come dire, anticipatori. Se andate sul sito vedete che analiticamente c'è tutto, dalla prima abitazione, seconda abitazione, io ho chiesto prima una... Ecco. Questo è quello che noi stiamo facendo, con l'obiettivo di arrivare qui a fine giugno e portare la strategia completa del piano di ricostruzione della città dell'Aquila, anticipandoci anche quello di cui c'è bisogno, quello che si dovrà chiedere,
quello che sarà attuato e quello che di strategia cittadina avrà bisogno di essere condiviso con la popolazione, perché ogni strategia sul centro storico, se non è condivisa, non è fatta con dei cittadini, è destinata miseramente a fallire. Se veramente c'è chi pensa che un Deus possa imporre una procedura contro le persone, sbaglia. E noi siamo quelli che più di tutti si sono ancorati a delle fattispecie che, come dire, hanno la loro legittimazione. Quando parliamo di piano regolatore, oggi anche tramite un pronunciamento della commissione tecnico-scientifica che bontà del cielo dice quelle cose che da tempo dice il comune, intendiamo dire che sono uniformate a regole certe verso cui ognuno può misurare i propri diritti, farli valere oppure ricorrere. Non si può inventare ogni volta, ogni giorno una strategia diversa sperando che accada il miracolo. Questo non accade. Su Cinea, Serra e Luis, io sono stato abbastanza chiaro. O ci dicono che quel sistema funziona, oppure dei 12 milioni che vengono attribuiti alle due consorzi universitari, chiediamo che ci invia una parte, noi ci organizziamo con le risorse nostre. Prenderemo giovani laureati, giovani studenti, se lo fanno loro saranno capaci di fare anche i benefici. Grazie. Sarebbe opportuno che l'architetto Conti potesse intervenire, poi l'architetto del comune e poi l'ingegnere De Santis. Logicamente sulla stessa tematica. Buonasera a tutti, allora mi rallaccio ai discorsi fatti in precedenza. Ecco, farei una proposta, più che domande puntuali, perché alla fine poi non se ne esce, diciamo, sullo specifico quesito del singolo immobile o meno, e continuare su tematiche di carattere generale, anche perché forse sono quelle più importanti da risolvere in questo momento, ritengo, e poi vediamo con l'evoluzione dell'assemblea. E questa è la seconda assemblea, la prima alla quale ho partecipato sono stato accusato di essere un facinoroso, perché avevo sollevato il problema della sicurezza, che poi mi sembra che oggi emerga in maniera forte anche da parte di alcuni ingegneri. Il limite del 60% non è acclarato da nessuno, non esiste una relazione scientifica che possa dire che un edificio adeguato al 60% dell'attuale normativa sia sicuro, e lo ribadisco, ma oggi lo ribadisco nei numeri delle perizie che stiamo predisponendo. Tra l'altro, spesso per somme abbastanza irrisorie bisogna andare alla riparazione, non alla sostituzione edilizia, e che mi sembra una cosa veramente fantastica. E quindi, però, un esito l'ha avuto quell'intervento dell'altra volta. Il vice commissario Cicchetti poi ci ha convocati, ci ha rassicurati, ci ha fatto parlare con la Protezione Civile, ha detto che ci sarà un convegno all'Aquila dove verranno scienziati da tutto il mondo a darci. Noi chiediamo che venga certificato questo, perché poi non vogliamo che avvenga come è avvenuto con la commissione Grandinisti. Quindi su questo della sicurezza noi ci battiamo, e ovviamente sul centro storico, e il discorso anche che sugli edifici vincolati non si è obbligato a raggiungere il 60%, viene anche un po' deformata però questa affermazione, perché quando si parla di edifici vincolati o di alto pregio dove è impossibile raggiungere il 60%, si riferisce ovviamente alle chiese, ai teatri, perché oggi nessun modello strutturale può dare una rispondenza all'attuale normativa, nemmeno la cupola del Brunelleschi, se l'andiamo a verificare, non verifica con l'attuale normativa. Ma un conto è l'edificio storico, come può essere una chiesa, come può essere un teatro, eccetera, un conto sono le abitazioni, che invece devono raggiungere il massimo della sicurezza sismica. E tipologie di intervento, Maria Grazia, ma da chi ce l'aspettiamo che ci vengano dette le tipologie di intervento o la scelta sui falsi storici o meno? Ma la centralità del progetto, chi ci deve venire a dire questo? Questo è un dibattito che dura da secoli, cioè quando avvengono situazioni catastrofiche, eccetera, si ricostruisce come era e dove era, si fa del nuovo, si fa il falso, ossia si lascia la corteccia esterna e dentro si fa un fabbricato nuovo. È una scelta progettuale condivisa dal committente, che si va avanti. Non ci sarà mai una soluzione tecnico-scientifica oppure codificata in base a qualche norma che ci dirà questo. Quindi la centralità del progetto è importante, per questo i progettisti devono essere vicini ai cittadini, uno scambio continuo di opinioni, eccetera, ma non ci aspettiamo sempre che dall'alto venga qualcosa, perché mi sembra che sia un'attesa abbastanza inutile.
costi mancanti, è vero, però facciamo le analisi prezze, vorrà dire che quando ce ne contesteranno dovremo anche rispondere con fermezza su questo, perché tanto se aspettiamo che la regione ci faccia il nuovo prezziario, abbiamo calcolato che ci vogliono 2 anni perché deve passare al Ceremogo, al CRTA, cioè ci sono tanti di quei giri burocratici, abbiamo la possibilità di fare l'analisi prezzi, magari concertiamola assieme in modo che si assomiglino l'analisi prezzi, perché poi non è detto che lo stesso prezzo possa essere applicato su un fabbricato come sull'altro e così via, è sempre caso per caso. Coordinamento della sicurezza e della cantieristica nel centro storico, ci siamo attivati, ma anche con una struttura comunale che è l'ufficio di coordinamento della supersicurezza del centro storico, stiamo facendo un protocollo con gli ordini professionali, quindi in via prioritaria per quanto riguarda gli aggregati, ognuno farà un preliminare di piano di sicurezza che verrà portato lì e verrà raffrontato ovviamente con l'isolato a fianco, con quello che sta dietro e così via, in modo da avere chiarezza sulla cantierabilità, sulla viabilità, sui cantieri che devono fermarsi per un periodo, altri no, e così via. Quindi questo problema lo stiamo affrontando. E la filiera, ho letto con piacere stamattina la sclerata di Stefano, ma andava fatta prima. Allora, io ho fatto un conto stamattina, che la filiera costa 12 milioni l'anno. Signor Sindaco, assumiamo 50 persone, 50 tecnici, un capannone industriale a Bazzano, lo attrezziamo, 50 persone, stipendio anno, eccetera, viene a costare con tutte le attrezzature 1,5 milioni, che rispetto a 12 milioni mi sembra un bel risparmio. Prepariamo un piano economico e ce lo facciamo finanziare, risparmiamo 10 milioni e mezzo l'anno, 10 milioni e mezzo l'anno. E poi questi controlli organizziamoli a campione, cioè come avviene a Genio Civile, come avviene su tutte le parti, tanto chi ruba alla tagliola ci tasta alla fine, cioè voglio dire, ci sono le vie ordinarie, ci sta la magistratura, cioè non abbiamo bisogno di tutti questi controlli, noi abbiamo bisogno di partire, i controlli possono essere fatti in cantiere, possono essere fatti a campione, dove va. Tanto lo leggiamo tutti i giorni che ci sono situazioni scoperte dalla procura, dalla magistratura, dalla guardia di finanza, eccetera. Esistono le vie ordinarie, non è detto che tutti i progetti che vengono presentati sono truffe, non mi sembra, per cui andiamo avanti. Poi è ovvio che se rimane questa filiera, poi io ho avuto un'osservazione di 3,28 ore, mi è costata 4 mesi poi rifare il giro della filiera e la famiglia mi è costata 14.000 euro in albergo. E asse prioritario, ci vuole anche l'ultima cosa e poi ho finito, qui è bene che si faccia anche un po' di chiarezza, assessore, cioè noi siamo partiti su un asse prioritario che era l'indicazione del Consiglio Comunale, quindi una volta tanto, è antipaticissimo, ma c'era stata una scelta di priorità, poi si è allargata a macchiatoio, le priorità sono saltate, ma il problema diventa serio. Io per carità non... ho interesse perché stavo appena fuori dell'asse prioritario per cui adesso sono stato incluso con il mio studio, però mi sembra un discorso che poi perda sarà con voce, cioè, è una scelta forte, coraggiosa, antipaticissima perché ha destato ovviamente le proteste di chi non stava nell'asse prioritario, però adesso siamo arrivati che tutto il centro storico è prioritario. Se ci sono le risorse ben venga, altrimenti bisogna un attimo rivedere questo metodo. Grazie. Grazie. La buona. Il sindaco va ad entrare al suo posto. No, perché io... Ho visto che gran parte delle nostre domande comunque sono state già assolte nella prima, perché noi parliamo giustamente come vogliamo che sia, così, in maniera aperta, e ora mi sembra che c'è un qualcosa che potrebbe essere rimasto fuori, o è una mia disattenzione, comunque io glielo chiedo uguale, poi valuterà a lei. Noi abbiamo scritto così: come conciliare i rientri in un eventuale futuro che noi ci auguriamo sempre molto molto prossimo. Però la domanda dice questo: come conciliare i rientri in un cantiere di 190 ettari, ma soprattutto quali garanzie per la sicurezza
sia legate ai lavori che alla scarsissima densità abitativa dei primi anni quando questo dovesse accadere. Quindi, sempre per chiarire meglio la domanda che io faccio, chi nel centro ha una casa, ce n'è qualcuna A o una B oppure una F, può sapere in un tempo, insomma, più o meno vicino, se questa casa la deve dimenticare come tutte le E, oppure può avere qualche speranza, e nel caso abbia la speranza, come è concepibile con la sicurezza questa speranza? Bene, buonasera e grazie dell'invito all'assemblea. Io, come sapete, sono da dicembre consulente del sindaco, che per me è un onore partecipare dare il mio contributo di urbanista alla rinascita di questa città che è stata così duramente colpita. Ovviamente il mio è un impegno che riguarda gli aspetti dell'attività urbanistica e di come, con quali modalità, con quali approcci bisogna intervenire. Ovviamente la macchina è partita, è avviata con le sue criticità, voi avete subito in parte anche alcune lentezze, ma l'amministrazione da questo punto di vista, in relazione all'attività sul centro storico, sui piani di ricostruzione sì, piani di ricostruzione no, ha scelto una via molto diretta e decisa, perché intanto bisogna dire questo, che il piano di ricostruzione, così come dice il decreto 3, l'amministrazione l'ha iniziata da oltre un anno, perché fin da giugno dell'anno scorso sono partiti i bandi e gli avvisi per le aree che stanno nell'area B, le aree A, eccetera, che adesso sono stati conclusi con l'avviso delle aree C che è partito in questi giorni. Quindi il piano di ricostruzione la città lo ha già avviato e ha pedissequamente seguito le indicazioni del sistema normativo che è stato messo in piedi dalla legge, dalle direttive, dalle norme, eccetera, eccetera. A un certo punto di questo percorso, esattamente se vogliamo fare un riferimento al decreto, al comma 3, cioè quando il sindaco, esaminate le proposte dei cittadini, valuta queste proposte e procede ai piani di ricostruzione, beh, ci si è accorti di una cosa, ci si è soffermati sul fatto, ma nella storia urbanistica di questa città c'è o no anche un piano regolatore? Perché questo è stato un elemento che nel processo di forse convulso, perché accelerato, è stato totalmente trascurato, cioè le pianificazioni vigenti dal processo di organizzazione della strategia di intervento sono state completamente trascurate. Come se si pensasse di ricominciare da zero, da tabula rasa, così non è. Noi ci dobbiamo avvantaggiare, perché il piano regolatore fa parte anche della storia di questa città, è la regola che la città si è data, è vecchio, d'accordo, ha 35 anni, d'accordo, però è la regola che oggi vige. Quando io devo chiedere un'autorizzazione vado a vedere cosa prevede il piano regolatore. Allora, perché mi sono soffermato su questo aspetto? Perché da qui è nata una accelerazione dei processi di decisione da parte del Comune attraverso le ordinanze del sindaco, che hanno individuato sulla base delle istanze e delle schede progetto fatte dai cittadini le parti del centro storico che erano in conformità col piano regolatore. Quindi non si è atteso tutto quanto l'iter di formazione di un piano di ricostruzione che avrebbe detto tra un anno le stesse cose, intervento diretto e intervento attuativo. Gli interventi diretti conformi al piano sono stati sbloccati, questo secondo me non è un risultato da trascurare. Se oggi non è che abbiamo risolto i problemi, è ben chiaro, il sgrappolo delle questioni che diceva l'architetto Tascanio ne è testimone, e tutte le altre problematiche dei colleghi presidenti degli ordini, eccetera. Quindi non è che abbiamo superato il problema, però abbiamo fatto un passo in avanti non piccolo, a mio avviso.
Ora si tratta di capire come questo passo che noi abbiamo fatto verso un'attuazione diretta può essere governata, e qui si aprono tutta una serie di questioni di come si devono fare i progetti, di come questi progetti devono essere articolati, dei problemi irrisolti, dei finanziamenti. Ma se oggi discutiamo dei progetti è perché l'amministrazione ha scelto di procedere laddove c'era una conformità delle richieste avanzate dai cittadini con il piano regolatore, di procedere direttamente, di prendere una decisione forte, se vogliamo, da questo punto di vista. Ora, questa conformità, come avete potuto vedere dagli atti che sono diciamo collocati presso l'amministrazione, presso il sito dell'amministrazione, individuano già man mano si è cominciati con gli ambiti B, cioè quelli più periferici rispetto al centro storico, e poi via via con l'asse centrale e adesso con gli altri assi. Cosa si sta facendo? Si stanno esaminando le domande e le richieste che le schede progetto fatte dai tecnici sulla base dei singoli aggregati, per fare un istruttore di questi progetti e cominciare a fare un distinguo tra la conformità o meno al piano regolatore. Questa attività è un'attività in corso, perché le schede presentate sono oltre 2000 per la zona A, e quindi questo significa che gli uffici tecnici che stanno lavorando al massimo hanno un tempo ovviamente che deve essere governato. Anche perché a valle di questa decisione c'è poi l'aspetto dell'articolazione dei cantieri, che non è secondario, perché noi intanto raggiungiamo questo risultato. Poi dobbiamo affrontare il tema della logistica, di come i cantieri vengono organizzati all'interno della città, per le questioni che lei sollevava. Ovviamente queste conformità col piano regolatore non riguardano la totalità della città e residuano circa un 30% di aree. E guarda caso, queste aree che non, cui intervento per intervento in queste aree è necessario un piano attuativo invariante, stanno soprattutto nelle zone, negli ambiti B, e su queste zone il comune andrà in attuazione con dei piani di recupero urbano singoli, individuati all'interno di questo scenario. Quindi da una parte si sbloccano le situazioni di conformità, si riaccelera il processo di rientro della progettazione. Ovviamente non stiamo parlando di domani, stiamo parlando dei tempi della progettazione e dei tempi della ricostruzione, che non sono purtroppo brevissimi, e nel frattempo si mette mano a una riorganizzazione della città. E guarda caso, non solo delle parti private, ma anche degli spazi pubblici, perché uno degli obiettivi di questa attività è migliorare la qualità del centro storico, perché noi, il valore aggiunto che noi metteremo dopo la fase della ricostruzione ovviamente sarà sicuramente la sicurezza, che è un elemento primario, il fatto di materiali ecocompatibili, altro elemento che viene sostenuto, e soprattutto aggiungere qualità. Qual era un discorso di difficoltà? Il problema della mobilità. Beh, allora questo valore aggiunto deve essere declinato all'interno di questi piani attuativi che verranno fatti nelle aree che non risultano a tutt'oggi conformi al piano. Ovviamente questo meccanismo è un meccanismo complesso, perché come voi sapete i 160-80 ettari del centro storico bisogna sommare i 235 ettari delle frazioni, per le quali il problema della riorganizzazione è lo stesso e quindi ha una sua complessità. Ora, noi dobbiamo porre l'attenzione, e questo che l'amministrazione e il sindaco ce l'hanno ben presente, l'hanno sollevato nei tavoli di confronto con il Ministero, il problema della pianificazione delle risorse. Perché io leggo sul sito del commissario ci sono tante risorse, ma i progetti non sono stati ancora presentati. Noi facendo un rapido conto che chiunque di noi può fare, cioè 2000 aggregati per una media di 3-4 milioni ad aggregato, fatevi voi conti di quante sono le risorse disponibili per il solo centro dell'Aquila e delle frazioni. Dunque noi dobbiamo prevedere una pianificazione delle risorse
perché le risorse lì per adesso ci sono, ma perché i progetti abbiamo portato noi alla presentazione dei progetti, nel senso che si sta lavorando, si sta progettando con tutte le problematiche, si stanno affrontando le problematiche che avremo avuto di fronte tra un anno, dopo la redazione dei piani di recupero. Quindi diciamo è una strategia che noi stiamo mettendo in campo, che ha una sua ovviamente complessità, però cercando di accelerare. Sì, allora i tempi, alcuni sono già sotto i vostri occhi, nel senso che tutte, man mano che si individuano le aree centrali, le zone B, si elencano gli edifici, gli aggregati che sono in conformità. Questo è un primo risultato, perché se io sono in conformità posso dare corso alla progettazione dell'aggregato o della demolizione e ricostruzione, quindi quello è già un primo livello di risultato. Gli altri arriveranno, adesso noi... Mi sembra che l'assessore aveva preso impegno che alla fine di giugno avrebbe presentato un primo quadro mosaico del centro storico dell'Aquila con queste aree che sono in conformità, le aree su cui invece si sta intervenendo si interverrà con dei piani attuativi che saranno ovviamente riferiti alle leggi ordinarie, perché attenzione, guardate bene un altro aspetto. I piani urbanistici che devono essere messi in campo devono essere piani solidi da un punto di vista giuridico e dell'efficacia urbanistica. Non possiamo rischiare di mettere in campo strumenti leggeri, strumenti che non hanno una forza giuridica tipica, cioè definita dalla legge. Perché noi abbiamo notato anche che il piano di ricostruzione, così come definito dalla legge, non dice definisce le varianti urbanistiche necessarie per la ricostruzione del centro storico, dice definisce le linee di indirizzo strategico necessarie per riabitare la città, per rientrare la popolazione. Ora c'è una bella differenza tra variante urbanistica e linee di indirizzo strategico, ma adesso non ci interessa entrare, però l'azione dell'amministrazione si vuole basare su elementi solidi giuridicamente, su cui non ci si ritorna su una volta che si mettono in campo, che dà forza agli operatori, ai cittadini e a quanti aspettano questi strumenti per varare e disegnare la città. Grazie a voi. Io credo che sia importante che intervenga anche le responsabilità, sia opportuno che, come mi sembra di aver fatto l'architetto Jacobone, di iniziare a dire dei tempi. Io ribadisco questo fatto dei tempi, perché quando sento dire i tempi necessari della progettazione, io vorrei sapere, neanche per la ricostruzione per carità, però vorrei sapere un'indicazione di date. A questo punto è opportuno che ci sia un momento di fiducia in questa città, perché quando i tempi saranno dilatati perché le ordinanze, sappiamo benissimo che parliamo di 10 anni, forse 10 anni diventerà complicato. Io credo che una parte di questa città entro 2-3 anni possa riprendere sicuramente non solo il centro storico, ma anche tutta la parte periferica e semiperiferica. Quindi è necessario che chi ha le responsabilità incomincia a capire che i tempi non possono essere quelli della normale progettazione, ma deve essere l'urgenza della progettazione e della ricostruzione. L'ingegner Pesanti, Presidente del Consiglio. Buonasera, grazie dell'invito al Comitato. Con piacere intervengo. Sono intervenuto già l'altra volta e ho esposto alcune situazioni. Devo dire che io non mi trovo d'accordo su molte cose dette stasera e vi spiego perché. Io quando a marzo 2010 ho letto il decreto numero 3 l'ho subito cancellato dalla mente per un semplice motivo, perché è un decreto senza un piano finanziario. Allora, cosa vogliamo fare noi? Vogliamo costruire qualcosa senza una norma finanziaria che mi dà una certezza dei fondi per iniziare a ripartire? Perché tutto quello che è stato detto finora
dal cantieristica adeguamento cosa, su tutti i problemi importanti ma sono succedani a questo, e vi spiego perché. Per un semplice motivo, perché noi possiamo mettere in campo tutto quello che vogliamo, schede, aggregati, progetti. Scusatemi, quanti anni durerà questa ricostruzione? Perché questo è il vero problema che dobbiamo, che devono sciogliere a livello nazionale e poi quindi a livello locale. Perché stava fatta già una stima l'anno scorso, non so se la fece la Protezione Civile, o lo stesso Fontana, dai 14 ai 18 miliardi di euro. Signori, quanto ci darà lo Stato all'anno? Un miliardo? Sì, sì, partiamo, sindaco, partiamo, però, sindaco, allora, forse la posizione, la tua, non coincide con la mia, però io devo dire, perché se non è coincide, non coincide. Un miliardo l'anno, benissimo, allora, a questo punto, non diamo la certezza perché abbiamo messo in tutto il cratere un movimento tale che l'attesa è per domani mattina per tutti. Allora, le scelte qua bisogna fare, le scelte le fare dal livello nazionale, perché la ricostruzione dell'Aquila supererà questo governo, questo Parlamento, forse verranno altre due legislature supereranno. Allora questo che bisogna un momento fare, perché allora i tempi che tu chiedi, caro Eugenio, caro Magno, sono questi i tempi che bisogna dire, perché se noi andiamo con l'asse centrale, che ho sempre sostenuto a Piero Di Stefano facendogli anche dei costi sommari, dicendogli a questo punto questo asse quanto costa e quanto impegna economicamente e finanziariamente, e ho anche proposto di dire semplicemente spalmiamo per la durata dei cantieri il contributo, in tal modo allarghiamo la maglia. E questo è il discorso da iniziare a fare, perché se non facciamo questo, signori, ci stiamo prendendo in giro. Il collo di bottiglia che abbiamo oggi ci si prospetta da un anno. Allora, o iniziamo a ragionare in questi termini, oppure stiamo perdendo tempo. Abbiamo il problema della filiera, abbiamo il problema dei progetti. Allora, mettiamo un momento delle situazioni, diciamo quest'asse è prioritario, via Roma verrà fra 2, 3, 4 anni, però bisogna dire questo, caro sindaco. Io credo che questo. Perché? Perché a un certo punto, perché se gli abitanti di via Roma o della Lavoretana non so quanto gli spetterà di ricostruire, oppure l'abitante di Castelvecchio Cardesio o l'abitante di Macanica o di Preturo, anche loro avranno. Se il miliardo ci verrà dato per un anno, credo che non verrà dato tutto al centro storico dell'Aquila, perché poi ci renderemo che siamo i matrigni del nostro territorio, quindi forse bisogna partire anche le risorse su tutto, e questo è il discorso che bisogna fare, eppure esteso tra parentesi. Allora non facciamo farci ottimismi e facili illusioni, perché poi con le bottiglie avverrà, fra non molto avverrà. Questo è quello che mi sento di dire, quindi tutto va bene, piano di ricostruzione, facciamo questo, restare progetto, forse lì bisogna iniziare a avere, l'ho detto pure l'architetto Jacoboni, il confronto con la cittadinanza per vedere effettivamente quello che desidera la cittadinanza su ogni edificio per il cambio di destinazione d'uso, se c'è bisogno, caro architetto. È il confronto con la cittadinanza, quindi è un confronto serio, è un confronto lungo, che ha dei tempi, che ha i suoi tempi, non può essere data l'improvvisazione. È chiaro che bisogna fare le varianti urbanistiche dove bisogna fare. Credo che in quest'asse ben poca variante andrà fatta, forse l'area di San Piero è meglio abbatterla e ricostruirla totalmente. Se questo è il mio pensiero. Andiamo un attimo con un'altra questione, poi parliamo anche della sicurezza e di tutto. La sicurezza. Allora, per gli edifici 60-80%, per gli edifici vincolati può essere anche derogato. Il problema che noi abbiamo chiesto come Consiglio nazionale, all'ottava commissione del Parlamento, nasce da una considerazione, che il tipo di accelerazione che la norma oggi ci dà è stato superato dalle accelerazioni del terremoto all'Aquila. Da questa considerazione, perché poi a chi vende di tutto si parla senza sapere di quello che si parla, abbiamo chiesto di non dare più limiti di 400-600 euro a metro quadrato, pur rimanendo all'interno del limite del contributo. È questo che abbiamo chiesto e non c'è stato risposto. Prezziari,
è un altro problema. Uno dei 17 punti hanno detto che andrebbero bene anche gli altri pezzali che abbiamo detto noi dell'Umbria, delle Marche o anche della Campania. La filiera è quella là. L'ordinanza del 15 agosto 2009 impone al Comune dell'Aquila che deve tenersi fin tecnico nel nuovo Sorcinias. Allora, ci vuole un PCM che modifica questo. Ma se con il prefetto Gabrielli riuscimo, caro sindaco, a far dire che entro 20 giorni dovevano fare le B, e quando poi si attaccavano sempre i professionisti su questa cosa, se vi ricordate bene, allora bisogna un attimo dire perché non escono i buoni contributi, perché stanno nel mese di febbraio, di maggio sono stati pubblicati 20, 30, 40 sono stati pubblicati in confronto a 3.000 pratiche. Se ci sono delle criticità, allora sediamoci intorno a un tavolo, perché oggi si sta cercando ancora una cosa peggiore da qualche esponente in questa città, di delegittimare anche le istituzioni, cosa molto grave, e si cerca di prendere solo gli amici degli amici. Allora, e questo mi dà ancora molto fastidio, quindi il problema è complesso. Queste sono le flash, se vogliamo ricordiamoci su problemi specifici, su questo possiamo anche discuterne e andare avanti, perché se non si parte da queste considerazioni, da questioni di metodo, la ricostruzione poi si bloccherà da qui a un anno. È quello di bottiglia, grazie. L'ultimo intervento e poi iniziamo con le domande e con le prenotazioni. C'è l'ingegnere Belletti. Prego? Di Benedetto, scusa. Non è ingegnere, è un agente commerciale. Sì, presidente, no, perché è intervenuto? Perdonate. Presidente era un sasso acqua. Io mi ricordo qualche mese fa, dopo parlare del sindaco, è certo. No, dicevo l'ultimo tecnico, poi c'è il sindaco che dovrebbe riassumere e darci delle garanzie e delle certezze. No, dicevo, qualche mese fa siamo in un convegno fatto alla Regione Abruzzo con il Presidente Chiodi, ci fu un protocollo d'intesa dove la Regione Sardegna veniva, erano dati 26 milioni di euro, giusto? E per fare sottoservizi, o almeno così si disse, poi non so, che fine hanno fatto i soldi, visto che il dottor Cicchetti ci ha detto se entro un mese non li spendo io li riprendo. E ho dei testimoni perché nella riunione con il dottor Cicchetti eravamo in 6 o 7. Quindi le chiedo, mi scuso per averlo detto ingegnere, ma lei è un dottore commercialista, volevo sapere che fine hanno fatto questi soldi. Grazie. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito che ho accettato di buon grado e ho risposto subito, è la prima volta che partecipo a questa assemblea. E non avevo chiesto la parola, avevo solamente detto di inserirmi affinché ci fosse la possibilità da parte della platea di sapere che c'era la disponibilità a rispondere a domande che riguardavano l'attività. Cosa? Sì, sì, arrivo, però volevo dare una notizia. La notizia è questa: siccome una disponibilità. Siccome avete detto che non avete una sede per fare le vostre assemblee e se per caso entro inverno non c'è questa disponibilità, visto che il comune non è che ha la bacchetta magica, noi abbiamo realizzato subito dopo il terremoto la nuova sede aziendale, che non so chi è venuto su da noi, una bellissima sede a 2000 metri quadrati sulla parte alta della città San Giacomo, e si vede tutta la città che sembra non danneggiata dal terremoto. Ci sono 100 posti a sedere, se le assemblee sono particolarmente partecipate, io do la disponibilità e potete in qualche modo utilizzare questa nuova situazione. Era un atto dovuto, secondo me, visto le difficoltà che avete rappresentato. Per quanto riguarda invece il riferimento che faceva lei, il decreto di ammissione della Gran Sasso Acqua S.p.A. qui va dato atto che tramite la nostra struttura tecnica è stata possibile fare una quantificazione all'interno del perimetro del centro storico della città dell'Aquila, quindi 27 milioni di euro sono solo per il centro storico della città dell'Aquila, il decreto dei primi di dicembre. Chiaramente da quella data sono partite una serie di valutazioni in collaborazione stretta col Comune dell'Aquila
e con anche le altre società che gestiscono i sottoservizi, affinché si potesse fare una sorta di proiezione delle esigenze in qualche modo in prospettiva della riorganizzazione dei sottoservizi. Quindi ci è voluto del tempo, soprattutto dopo che il Consiglio Comunale dell'Aquila ha deliberato le direttrici principali, individuandole dalla Villa Comunale fino alla Fontana Luminosa, da Palazzo Margherita fino a San Bernardino, questo famoso, diciamo, sogno del tunnel intelligente, che poi ha avuto un breve passaggio di valutazione e poi è stato in qualche modo accantonato attraverso una nuova azione da un punto di vista tecnologico, che sono questi manufatti comuni, ma che permetteranno di andare più velocemente e speditamente nella realizzazione degli interventi. Abbiamo lavorato alla progettazione esecutiva, non solo delle direttrici principali, stiamo partendo, quella chiaramente sarà un po' più lunga, ci vorranno dei mesi, ma anche sulle aree a breve e fra le aree a breve ce n'è una che è stata la prima individuata, quella di Santa Maria di Salta San Bernardino, e abbiamo elaborato, perché al di là della progettazione esecutiva che ci siamo accollati noi come struttura tecnica, presentandolo proprio all'ultimo tavolo che c'è stato alla presenza del sottosegretario e alla presidenza del Consiglio dei Ministri, il dottor Gianni Letta, una procedura, diciamo così, snella, attraverso un'approvazione regolamentare del rispetto del regolamento sugli appalti, per poter aggiudicare lavori. E vi con franchezza devo prendere atto che qualche perplessità mi è venuta sulla esigenza di determinare una velocità così tanto declamata da parte dei soggetti che ci hanno affidato i fondi, che noi chiaramente ringraziamo perché è stato un passaggio importante, per il semplice motivo che nel momento in cui io ho affermato che avremmo optato per una qualificazione delle imprese risparmiando tutti i tempi degli appalti che noi dobbiamo fare, perché non si tratta di un appalto unico, si tratta di appalti frazionati, ma non è un frazionamento scientifico in funzione di un superamento delle soglie che determinerebbero in qualche modo l'abbassamento della problematicità sulle gare di appalto. Per fare una volta per tutte, in tre mesi, un regolamento attuativo, la qualificazione delle imprese, e poi di volta in volta che ci abbiamo progetti esecutivi, avviare nell'arco di 20 giorni, un mese, aggiudicare i lavori, abbiamo avuto qualche perplessità, perché ci è stato detto: guardate, qua c'è una colpa di girando, ci dovete dire che cosa state facendo. Tant'è vero che il prefetto giovedì ha convocato una riunione proprio per questo motivo qua. Allora io al tavolo, presente il sindaco, presente l'assessore alla ricostruzione, ho detto che a mio modesto avviso i tempi della ricostruzione passano per l'assunzione delle responsabilità da parte dei soggetti che attuano le procedure della ricostruzione. Allora, nel momento in cui io propongo una procedura per rispetto del nuovo regolamento sugli appalti, del decreto legge 70 entrato in vigore metà maggio, il nuovo regolamento sugli appalti entrato in vigore l'8 oggi, se non vado errato, non mi posso sentir dire che c'è una difficoltà riconducibile alla colpa in vigilanza, perché è chiaro che noi facciamo procedure nel rispetto della normativa, è chiaro che noi abbiamo la volontà di andare avanti nel più breve tempo possibile. Se questo passerà, noi fine luglio iniziamo con Santa Maria di Farfa San Bernardino, andiamo avanti con le progettazioni esecutive e di volta in volta, con questa nuova procedura in qualche modo determinata e concessaci dalla normativa di riferimento, noi andiamo piano piano ad aggiudicare i lavori. Cosa? Sì, sì, sì. Nel senso, noi non solo facciamo il discorso riconducibile acqua, fognatura, sia acque nere che acque bianche, ma abbiamo assunto il coordinamento, questa sempre per concessione, ma la concessione ci è stata fatta in funzione di tutto ciò che è stato fatto per il superamento dell'emergenza, perché la Transasso Acqua è stata impegnata anche nella realizzazione del progetto gas, le mappe, le muschi, in tutto ciò che è servito, quindi la certificazione e la qualità del nostro lavoro c'è stata e ci è stato assegnato anche il coordinamento e la gestione dei sottoservizi. In buona sostanza noi dovremo solamente presentare, perché il finanziamento è riconducibile alla rete idrica e fognaria, dobbiamo presentare una piccola variante sulla progettazione per avere il contributo sulle parti comuni, quindi metteremo dentro il gas va per fatti suoi, metteremo dentro pubblica illuminazione, Enel, energia e Telecom.
Un'ultima cosa, spero di essere stato chiaro anche se il tempo stringe, quindi c'è la nostra volontà di andare celere, di andare veloce, speriamo nell'arco di un anno e mezzo riuscire ad raggiungere questo obiettivo. C'è una iniziativa simbolica che abbiamo posto in essere, riconducibile alle situazioni particolari del centro storico, e domenica alle 10:30 siete invitati, vi formalizzo l'invito, ci sarà la riapertura della fontana in piazza Santa Maria Paganica. Abbiamo riportato l'acqua, lì ci sono degli edifici agibili, quindi si può verificare il rientro a casa di alcuni cittadini. C'è un ristorante che ha aperto l'attività ed è un'iniziativa in collaborazione con un'associazione molto attiva della città per dare il segno di impegno e di determinazione nell'affrontare i problemi della ricostruzione. Grazie. Chiaramente per ogni cosa che riguarda anche i problemi singoli, specifici, di difficoltà che ognuno di voi ha, io sono qui a disposizione, prendo appunti e vediamo se ci sono le condizioni per poterli risolvere. Grazie, grazie a tutto il benvenuto, mi sembra che abbia almeno dato una certezza sui tempi. Io credo che, ecco, questo noi ci aspettiamo degli amministratori, che abbiano almeno una logica, e loro hanno avuto i fondi, e quindi mi sembra opportuno che questo, almeno aspettiamo fra un anno e mezzo di vedere cosa è successo. Vi ringrazio. Adesso credo che il sindaco Salendi debba riassumere e darci delle promesse, fare delle promesse certe, non me. Grazie. Buonasera a tutti. No, molto rapidamente, perché è molto difficile. Allora, con molta sincerità, io innanzitutto ho un grande imbarazzo ormai a parlare ovunque, e Totò mi è testimone che lunedì mattina leggevo la rassegna stampa alle 7 di mattina, perché dovunque io vado a parlare, qualunque cosa io dica, di quelle cose che dite voi stasera, no? I problemi e così via, esce fuori che è tutto uno scontro, una guerra che io sto conducendo ormai anche un po' da, forse da psicopatico, chissà che, contro Chiodi e qualcun altro. Guardate, questa è una cosa pericolosa. Chi avalla questa cosa credo che abbia interesse a non far capire. Diceva adesso Patrizia, ma diceva Giulia ancora meglio, noi non riusciamo a capire. Guardate, neanch'io, che sto lì insieme ad altri veramente dalla prima ora, dalle 4 di mattina, neanch'io tante cose riesco a capire di questa strana filiera, del perché sta tutto fermo. Perché? Perché probabilmente c'è qualcuno che gioca, come diceva prima il Presidente, che tende a pescare un po' nel torbido. Perché non si riesce a capire come devono funzionare le cose? E perché non ci si siede intorno al tavolo e di volta in volta si risolvono i problemi? Questo doveva essere il famoso tavolo di Cecchetti rilanciato, che è diventato invece adesso un tavolo dove è costretto a venire un sottosegretario, ma che si riunisce una volta ogni 3 settimane, perché non riesce invece a fare un lavoro che a mio avviso si dovrebbe fare tutti i giorni, come noi stiamo cercando anche di fare adesso, non tutti i giorni, ma di recuperare noi come comune in modo indebito, perché noi non controlliamo, non abbiamo un rapporto di convenzione con Fintech, Reluis e Cines, però nonostante questo, cercando di fare, li chiamiamo insieme ingegneri progettisti. Questo è il primo aspetto. C'è una grande confusione che io vedo anche in questi cartelli che non sciolgono le nodi, e che è una confusione che io proverei un po' a mettere a posto. Primo, guardate, non esiste sulla ricostruzione del centro storico, quella del centro storico è decisiva e fondamentale. Ma c'è anzitutto una ricostruzione importante da un punto di vista economico, ma anche della qualità della vita dei nostri concittadini, e soprattutto di quelli che sono rimasti ultimi dimenticati, che stanno negli alberghi, in autonoma sistemazione, i single, drammaticamente, questi qui, dei quali, che la cui vita dipende dalla ricostruzione delle della periferia, molte delle quali sono delle super B. Allora io pongo una domanda, guardate, a me stesso, non la pongo ad altri perché sennò sono sempre polemico, però vorrei che ce la ponessimo, anche perché qui dentro non è che siamo tutti residenti al centro storico, no? Domanda delle 100 pistole, e vabbè, ce ne dobbiamo preoccupare pure della periferia, no? Può essere che in questo momento, nonostante tutto, che bene o male si siano chiuse con un ritardo
pazzesco. Poi dicono il Cialente riattacca e fa il passo, con un ritardo di un anno e tre mesi. Può essere che entrano, la scorsa settimana sono entrate 75 domande di finanziamento di appartamenti, non di condomini, di appartamenti. Cioè noi stiamo andando a 70 richieste di finanziamento periferiche della periferia. Ma qual è il motivo? Questa è una domanda che io pongo. C'è stato un ritardo terribile. Ora, non cerchiamo i colpevoli. Dato che noi, a differenza di altri che vengono, scrivono, che lavorano per noi, la sera se ne vanno, la città è la nostra, siamo noi che rimaniamo. Stasera io dormo qui, i miei figli stanno qui, chiaro? E questo vale per tutti voi. Io non voglio cercare colpevoli, voglio risolvere il problema. Dato che noi stiamo misurando e monitorizzando da tre mesi, è vero o no? Ogni settimana. E noi vediamo che abbiamo delle settimane con 20 domande dentro. Quindi, innanzitutto, non entrano le domande, vi rubo 30 secondi. Non entrano le domande. Perché? Qui non c'entra il piano di ricostruzione. Qui non c'entra niente. Qui c'entra che non arrivano le domande. Io chiedo se c'è qualcuno, stamattina ho chiesto a un importante politico a Milano. Ho detto, hai presentato il progetto? Ho detto, che ne so? Ma come, se non lo sei tu, che sei un pezzo importante della classe dirigente in tutti i sensi della città? Perché c'è un problema, non è loro. Perché non è della periferia, Lolli. Allora, scusate, scusate, è un problema molto serio. Poi c'è, una volta che entra pochissimi ingredienti in questa filiera, ragazzi, c'è un ritardo terribile. Abbiamo un ritardo terribile. Oggi un dato, Piero, correggimi se sbaglio, 96 o 91 parti comuni, perché noi abbiamo detto, cominciamo ad analizzare, inutile, partiamo dalle parti comuni. Perché c'è questo obiettivo di 1000 appartamenti per Natale, che secondo me sarebbe ancora raggiungibile. 91, abbiamo detto, partiamo dalle parti comuni. Ci sono domande ferme di 91 parti comuni, vuol dire 91 condomini della periferia. Moltiplicare una media di 8 appartamenti, no? 9 per 9, 10, 900 appartamenti che potrebbero partire, che sono fermi perché manca la via. E manca una cosetta piccolissima, che è un documento in cui si dice che conviene riparare anziché demolire, e stanno fermi da mesi. Allora, senza colpevolizzare nessuno, ci vogliamo sedere al tavolino. Chi è che deve fare questa operazione? Noi la stiamo facendo in modo incongruo, ma io vi chiedo di capire perché sta succedendo questa cosa, perché non si ricostruisce la città e continuiamo a stare noi nelle case Berlusconi, vabbè, ma siamo in autonoma sistemazione, addirittura di albergo, costringiamo per questi ritardi delle persone che non ce la fanno più, che sono nostri concittadini e concittadini negli alberghi. Questo io non lo so dove è l'inceppo, io sto cercando di capirlo, ma prendiamoci le nostre responsabilità. Primo. Secondo, la scelta che noi abbiamo fatto sul comune, noi ce la prendiamo tutta questa responsabilità, ci abbiamo preso anche dagli insulti, anche rispetto, scusa, a quello che dicevi te. Perché abbiamo deciso di accelerare e fare questa strada? Perché noi abbiamo la sola speranza di salvare questa città per non fare la fine. Io di questo sono convinto. E proprio perché noi siamo andati in giro a vedere dove hanno ricostruito realtà molto più piccole e meno problematiche della nostra. Ragazzi, se non ricominciamo subito a riabitare, riabilitare, ripopolare, rivivere pezzi di questo centro storico, L'Aquila sarà L'Aquila fra due o tre generazioni, quando verranno altre gente. Non ce la rivedremo mai più com'era, ma forse noi non la vediamo, ma almeno i figli gliela dovremmo ridare. Questo è il motivo per cui noi abbiamo fatto una scelta che alla fine era vincente, perché era giusto, come ha detto il comitato tecnico, che noi possiamo ricostruire lì dove possiamo ricostruire subito. Ma perché dobbiamo aspettare il piano di ricostruzione? Noi l'abbiamo visto il Friuli. Per fare tutto perfetto, e vi assicuro che avevano fatto tutto perfetto, avevano calcolato pure il lavandino, pure come doveva essere la chiavetta dell'acqua, sono partiti con 4 anni di ritardo, adesso quei posti sono vuoti, sono deserti, andate a Camerino, andate a Nocera, Umbra, andate a Gemona, e andate giù in altri posti dove hanno ricostruito. Allora noi invece possiamo subito partire, e non voglio sapere questa storia, scusate, ma che è sta storia dei soldi? L'altro giorno il governo, ingegnere, non dobbiamo essere noi, finisco,
a dire ma quanti soldi. Il governo l'altro giorno ci ha detto un'altra cosa, finalmente ha detto ok, prendiamo atto che in questo modo si ricostruisce. Il governo dice siamo molto arrabbiati perché non funziona la ricostruzione. Il governo adesso comincia a strillare, ha capito di chi è la colpa, ok, non ci sono più conferenze stampa come quella che mi sono beccato io personalmente su Sky 24 ore al giorno, ve la ricordate, di novembre, di Berlusconi con Chiodi, con Letta e con Gabrielli, che il problema era il piano di ricostruzione Cialente. Allora dove sta la periferia? Doveva essere già tutta fatta, no? Dovevamo stare già tutto a posto, rimanere solo la periferia, invece non è. Il governo ci ha detto un'altra cosa, ha detto noi vogliamo sapere il preventivo, non avendo fatto una legge, state attenti, va bene, non c'è una legge. Ha detto ci fate sapere presso poco quanto verto sta di fare il centro storico dell'Aquila, tant'è vero che io a Roma ho detto attento, c'è il centro storico dell'Aquila, ci sono, che ha delle caratteristiche assolutamente peculiari, i grandi palazzi, l'aggregato da un ettaro che sta qui alle mie spalle, poi abbiamo i centri storici rurali delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni. Ha detto sì, quanto viene a costare? In che termini? Attenti, loro vogliono sapere. In questo momento la legge dice le case alte, quello che dice Pietro, cioè le prime case. Beh, vogliono sapere quante sono le seconde case del centro storico, seconde, terze e quarte. Quante sono le attività produttive? Perché? Perché nel momento in cui noi gli diremo, guarda, la spesa è questo, un preventivo, loro si regolano e ci hanno detto perché in caso potremmo addirittura allargare i cordoni alla borsa e anche cominciare a programmare la necessità dei soldi. Allora io sono d'accordo con tutto quello che dici tu, ma perché io che devo, io dico per conto ciascuna aquilana e aquilano dall'età della prima elementare che sa scrivere fino all'età della vecchiaia, per quel motivo noi che siamo chiamati a un obbligo storico, storico, di ontologico, di esistenza nella nostra vita, che siamo chiamati a ricostruire, noi dobbiamo essere quelli limitanti, a dire no, adesso faccio solo il centro storico, io non firmo per rifare subito via Forte Braccio o per rifare subito Santa Giusta, ma siamo a scherzare, vado io al governo a dire l'Aquila la devi restituire e devi trovare il modo di far uscire 2 miliardi l'anno. Questa è la scelta, e metti una cassa di scopo, non solo per quello che vuoi e per le quali latte, mettila se risulta che l'anno deve avere 2 miliardi l'anno, ma che siamo a scherzare, posto che ci sia chi presenta i progetti, questa è la questione vera. Su questo dobbiamo fare chiarezza e avere regole, stasera molte risposte non possiamo rispondere per un semplice motivo, perché non siamo noi su quel tavolo, chiaro? Allora, io vi ho posto delle questioni interrogative a me, che rivolgo anch'io a voi. Che sta succedendo? Sediamoci intorno al tavolo, cerchiamo di capire, rimbocchiamoci tutti le maniche. Perché, e concludo, guardate, qui la situazione è ancora carcere. Oggi leggevo qualcuno che dice, manca il progetto. La prima cosa che io vorrei che si facesse è che ciascuno di noi cominciasse a fare quello che deve fare per se stesso, cioè la propria casa, il proprio consorzio, cioè cominciare a fare con attenzione, se stai alla periferia, controlla col progettista, eccetera, di aver presentato la domanda. Poi adesso, oggi abbiamo deciso, abbiamo ratificato e sistemato, linea amica adesso li chiamerà ai progettisti e cittadini dicendo in tempo reale la tua pratica sta lì, è stato richiesto l'integrazione. Avete un numero verde al quale ciascuno di voi potrà telefonare e dire scusa, io sono Massimo Cialente, abito a via Luigi, prendiamo papà, Umberto Cialente, via Luigi Falconi, a che punto sta la pratica? La presentare al progettista? Ha ridato le integrazioni? E così cominciamo questa una forma di partecipazione. Ultima cosa, la sede, no scusate, perché non è possibile che noi non sappiamo dove sta la nostra pratica, dato che tanti cittadini mi vengono ogni giorno così, dalla periferia, cominciamo a dare anche questa possibilità. Ultima cosa, la sede. Io i soldi ce l'ho per rifare quella famosa sede, mi sono arrivati, credo, che abbiamo trovato, che è la palestra dell'ex scuola elementare del Diano.
c'è un problema, nel quale stamattina ho dato quasi un ultimatum al governo. Noi abbiamo i progetti da mandare a BAM a gara per rifare gli impianti sportivi, per rifare alcuni edifici, compreso il cinema massimo, cioè il progetto, dobbiamo dare il progetto aspetto e rifare anche quella scuola, quella palestra che dovrebbe diventare questa cosa per l'inverno, che sta al centro, sta ecco via Roma. Noi non abbiamo il bilancio, mi stanno portando in canzone, se dice bene forse arriverà una risposta col decreto di fine mese che verrà fatto, Giovanni lo sa, perché sennò il 1° luglio i militari in missione all'estero devono tornare e forse ci infilano là. Io ho chiesto disperatamente di darmi la possibilità di fare una sorta di contabilità particolare, perché altrimenti in questo sono più di 2 mesi che abbiamo i soldi, più di 4 mesi che abbiamo i progetti per rifare lo stadio Acqua Santa, per rifare i campi e così via, c'è Nicolella, e noi li possiamo spendere. Voi avete ragione, io ringrazio te per la disponibilità, ma questa è la situazione, solo che se lo dico domani diranno un nuovo attacco di Salente, oggi non ha attaccato nessuno, ho posto alcune cose. Cominciamo così, ultima cosa, io entro qui dentro, lo dicevi tu, senza nessuna paura, chiaro? Perché io sono il sindaco, ma anzitutto sono un cittadino che come tutti, dal 6 di aprile come tutti, fa il mazzo per la sua città, indipendentemente dal fatto se uno è sindaco o se uno è un'altra cosa. Grazie. Bravo. Grazie a tutti. Io ho capito sentimento come che ho davanti. Io ringrazio. No, meno perché i tuoi dubbi sono gli stessi miei, forse di centinaia e migliaia di persone. Credo che sia opportuno non più fare tavoli dove non si decide nulla, ma un solo tavolo per decidere almeno qualcosa. Comunque io ringrazio ovviamente gli intervenuti perché è sempre un, e forse è sempre una cosa molto complicata, cioè non è che le persone che hanno delle responsabilità vengono qui e possono dire quello che gli capita. Adesso iniziamo con le domande. Enza, prego. Allora, Gasparrini. Sì. Scusate. In merito, caro sindaco, in merito a quello che hai detto tu, che non si capisce perché le tattiche non arrivano, io mi alzato una proposta, tanto il 30 giugno ormai è superato, allora, signori, ci sono i proprietari, gli amministratori del condominio. Noi quando abbiamo fatto il protocollo d'intesa con la protezione civile luglio 2009 c'era anche lo schema di convenzione. Così si spara anche l'altro video, si spara. A questo punto i cittadini e i proprietari che avevano in carico regolarizzano con la convenzione i tempi contrattuali. A questo punto il comune si inviteranno i cittadini e gli amministratori a comunicare al sindaco dell'Aquila in questo caso. Quanti, chi sono gli aggregati, quante abitazioni ci stanno, chi sono i progetti e il tempo in cui si presenteranno questi progetti, così da no. Io sto parlando della periferia. La periferia, parlo della... Parlo della periferia. E sto dicendo, è la massimo della partecipazione, perché i cittadini dovrebbero essere così. Finiamo anche quest'altra storia, gli accaparramenti e non accaparramenti, così vedete anche chi c'ha gli accaparramenti, signore. Questo è il discorso, allora. Mi sembra una proposta logica. Allora, fate una cosa, dite al proprietario e amministratore del condominio, mi devi dire entro quanto tempo mi dà il progetto, l'impresa, quante abitazioni ci sono, principali, non principali, dentro le cose e si saprà tutto nel giro di un mese. Io credo, succederà a settembre le progettazioni, ottobre, novembre, così finisce anche il commissario e altre cose che dice certe cose insensate. Scusatemi, però ormai la misura è quella. Grazie, mi sono interessante se mi sembra che abbia posto un problema vero, perché se noi alle imprese poniamo dei tempi, credo che anche i progettisti dovrebbero avere. Lo ringrazio perché è una mia, non l'idea, ma comunque l'idea del comune che se io do l'incarico a una persona di sapere quali sono i tempi, possono anche essere 2 anni, non c'è problema.
6 mesi, adesso è committente che, no, è committente che si mette d'accordo, credo che sia opportuno che se uno ha delle necessità impellenti dice io in 3 mesi vorrei un progetto, forse un altro livello ci vuole forse un anno, io so le problematiche e la progettazione, tanto più nei centri storici, quindi non dobbiamo, da parte mia è anche una, diciamo, un invito agli ordini, non sono attaccati a nessuno, semplicemente vogliamo sapere i tempi per questo per i progetti, quindi mi sembra opportuno che andare. Sì, no, sono d'accordo, ma infatti siamo, credo, infatti questi sono momenti di incontro importanti che ci danno anche chiarezza sulle difficoltà, perché non possiamo sempre scaricare su altri la cosa. Adesso scusate, sarò brevissimo ed epigrammatico. Nelle parole del sindaco purtroppo ho visto che il mio stato confusionale coincide con quello suo, e questo è un indice, è una figura retorica, ma l'ho sentita in questo modo, e voglio ragionare per paradossi. Il colui che ha riplasmato la città con i puntellamenti è uno spirito maligno di metà Settecento e si chiama Piranesi. E andate su YouTube, digitate Giambattista Piranesi e vedrete le sue 16 tavole Carcere d'invenzione. Poi girate per la città e vedete che ha prefigurato tutto. Prima domanda, signor sindaco, tutti questi puntellamenti che hanno messo in sicurezza la città, quando consentiranno ai cittadini di accedere alla città? Io voglio sapere, siccome ho la casa a Piazza San Domenico, voglio sapere quando è che posso, Piazza San Domenico è libero ovviamente, voglio sapere quando io come Milano posso rientrare al centro storico, e voglio sapere perché ci sono questi ritardi una volta che i puntellamenti sono stati fatti. La città, faccio questo ragionamento, la città come la vedo io è la città Gloviera, la città Arlecchino, la città Putpurri, e sono 3 domande. La città Gloviera, il sindaco mi deve dire quanti sono gli edifici da abbattere, quanti vuoti avremo e cosa succederà. La città Arlecchino è una cosa semplicissima, il sindaco mi deve dire perché all'Aquila mi sembra non c'è un chiaro colore per la città. Andate in giro in periferia, c'è da vomitare, chiaro colore non costa niente. La città Putpurri, se ogni aggregato, ogni architetto, ogni ingegnere si sbizzarrisce al di fuori di un disegno generale, avremo la più brutta città del mondo. Queste sono le domande. Grazie. Adesso l'avvocato Roberto Ludovici. C'è? Vorrei evitare ogni polemica, perché credo che le polemiche, troppo vicino, siano uno dei grandi problemi di questa città. Però in tutto quello che ho sentito questa sera sono d'accordo su 2 questioni. Su quello che ha detto il sindaco, adesso mi dispiace parlare dopo il mio amico, che c'è molta confusione. E la seconda è quella che ha detto Daniele Iacone, che occorre ripartire con progetti solidi, che sappiano reggere l'impatto giuridico, eccetera. Però dopo di questo purtroppo si apre una grande distanza. Una grande distanza dettata da alcune considerazioni che vorrei basare sulla certezza. Allora, noi abbiamo una legge, noi abbiamo la nostra legge sul terremoto, che è la 77 del 2009, che prevede un piano di ricostruzione. Oltre questa norma che prevede il piano di ricostruzione, e devo dire un piano di ricostruzione che è più ampio di quello che si è detto questa sera, perché il piano della ricostruzione non solo prevede la ricostruzione delle nostre case,
ma anche dello sviluppo economico della città, della riconsiderazione di un centro che non è soltanto edilizia, non sono soltanto i numeri che ci dà l'assessore alla ricostruzione, ma è un discorso estremamente più pesante. E questo lo ha detto una legge fatta in fretta, fatta da un governo, che tra l'altro non è un mio grande amico, non lo stimo molto. Benissimo, dopo questa norma è venuta fuori il decreto 3833, che affidava ai sindaci i compiti della ricostruzione. La norma invece assegnava la ricostruzione ai comuni, quindi al Consiglio Comunale, quindi a qualcosa che sta estremamente vicino a noi, la nostra rappresentanza dentro al comune, non all'organo di rappresentanza del comune o l'organo legale di rappresentanza legale del comune. Benissimo, questa ordinanza, la 3833, è stata impugnata, insieme ad altre cose, insieme ad altri discorsi, eccetera. E il TAR Lazio, con una sentenza che è passata in giudicato, ha chiarito in maniera estremamente più precisa di quanto si è fatto oggi, soprattutto, e anche negli altri giorni, che la sindaco non compete alcun compito sulla ricostruzione. Quindi le ordinanze, quello che noi aspettiamo sui giornali, no? E sono discorsi che assolutamente non attengono né alla solidità, né alla certezza giuridica, né alla competenza, non servono a nulla, servono semplicemente a fare confusione, a dettare ancora quella confusione che oggi si è evidenziata. La questione è molto seria, la questione è riportare al comune e quindi al Consiglio Comunale l'incarico di ricostruire questa città, di ripensare alla sua ricostruzione anche sociale, anche economica, anche al suo sviluppo, è un discorso governicchiano a questo punto, perché noi abbiamo sempre sentito parlare delle ordinanze di Fontana che ci diceva quando, dove, come noi dovevamo ricostruire, mentre invece compete il Consiglio Comunale. Abbiamo sentito le ordinanze del sindaco che diceva che potevamo ricostruire lì, potevamo ricostruire un'altra parte, eccetera, eccetera, e invece queste cose non competono neanche al nostro sindaco. Ora, il discorso che il Consiglio Comunale è al centro di questa ricostruzione, che limitatamente anche la ricostruzione edilizia e urbanistica della nostra città, è un fatto importante, perché l'illusione che l'architetto, il mio carissimo amico architetto di Agomone, ci ha oggi prospettato, dicendo: guardate, ma noi il piano regolatore ce l'abbiamo, quindi perché andare a creare altre cose in cui ci vuole tempo? Guardate che questa cosa non è vera, non esiste. Pensate soltanto che quando il comune ha dovuto fare il progetto case, l'ha sistemato tutto, completamente tutto, tranne due piccoli episodi che possono essere forse commerciali, due cose commerciali, la Selcom e la Coop, tutto il resto è in zona agricola, fuori piano regolatore, fuori zona di servizi, fuori tutto. Oggi riesce fuori il piano regolatore, dice: ma noi conformiamo, il piano regolatore ci permette di intervenire. Beh, se il piano regolatore ci permette di intervenire, questo fatto apre un altro problema molto grande. Ci sono stati dei cittadini corroborabili dai loro architetti, dai loro tecnici, che hanno detto: sì, è vero, esiste un piano regolatore, fateci ricostruire, fateci ricostruire. E circa un anno fa, hanno presentato dei progetti. Io sono intervenuto in uno di questi progetti, questo di Costa Masciavelli, ma non è l'unico, insomma, ce ne sono altri, si è mosso molto anche il consorzio della prefettura, cioè, si sono mossi altri. E abbiamo cominciato a tempestare il comune di richieste. Abbiamo presentato progetti un anno fa, dicendo: il piano regolatore c'è possibilità di dare licenze, concessioni, permessi a costruire in via diretta, benissimo, allora cominciamo a ricostruire insieme. Non è successo nulla. Si continua ad andare avanti ignorando qualunque sforzo. Ora, perché io dico questo, che non volevo fare polemica? Perché rientriamo nel cuore, secondo me, del problema vero. La città dell'Aquila
ha subito una devastazione, a parte quella fisica che conosciamo tutti, che vediamo, che abbiamo sofferto, eccetera. Una devastazione ancora più interiore. Il cittadino a Milano, io sono un cittadino a Milano, io l'ho subita personalmente, si è trovato a un certo punto a regolare la loro vita, che è una vita di relazioni sociali, di amici, di bar, di cinema, di teatro, mi ricordo quanto era bello il teatro, benissimo, è stato regolato dalla protezione civile. Mi hanno detto dove dovevo mangiare, dove dovevo dormire, dove dovevo andare ad abitare, eccetera, eccetera. Guarda, io mi sono salvato per motivi miei personali, ma con molto sacrificio, ma insomma la cittadinanza dell'Aquila ha dovuto subire tutto questo, e questo si chiama attività di soccorso. Ordinanza straordinaria della protezione civile, le leggevamo sui giornali, quindi dovevamo leggere sui giornali oppure su internet, quei pochi che avevano internet, su quello che era il proprio futuro. Benissimo. A un certo punto si è detto basta, no? basta, finito, cioè, non possiamo continuare a essere assistiti, non possiamo continuare a essere soggetti non attivi, non protagonisti della nostra ricostruzione. E proprio in questa assemblea, un anno fa, insieme alle iniziative di questi poveri proprietari di casa, si è messo in piedi un discorso, dice: noi vogliamo partecipare, vogliamo essere cittadini attivi, vogliamo essere noi il nostro futuro, non che ce lo dica qualcun altro, no? Vogliamo parlare, vogliamo discutere, abbiamo messo in piedi questo discorso e abbiamo fatto un regolamento, ma non l'abbiamo fatto, noi non possiamo fare un regolamento, abbiamo consigliato al Comune un regolamento un anno fa. Questo regolamento sulla partecipazione, che doveva servire a rendere i cittadini attivi, a permettere al Comune di avere la nostra forza, di collaborare, di dare le idee, eccetera, eccetera, è scomparso in una palude meravigliosa. Non se ne è più saputo nulla, eccetera. Quindi i nostri progetti, nessuno se ne importa. Le nostre proposte, nessuno se ne importa. Benissimo, io vi dico una cosa. Si può andare avanti anche così. La nostra città ha vissuto un periodo del genere ed è stato un periodo fecondo, è stato il periodo del fascismo. Serena è stato un grande costruttore di città. Oh, Serena non aveva consiglio comunale, non aveva niente, assolutamente niente, però ha dato dei risultati incredibili, ha ridotto l'Aquila, che era bello guardare un paesino sulle montagne, a una grande città, perché ha fatto opere pubbliche, eccetera. Benissimo, in due anni questa amministrazione, che è così libera, che non ha voluto i pesi della partecipazione, che non vuole i pesi del coordinamento, che non vuole nulla, non ha fatto nulla. Quell'unica cosa che riesce a fare, ordinanze fuori luogo, mettendo ancora più in crisi il rapporto tra amministrazione e consiglio comunale, che è l'unico elemento per legge e per sentenza che è oggi abilitato a intervenire. Benissimo, allora a questo punto che cosa vogliamo fare? I nostri sforzi sulla partecipazione, non credo che ormai dopo due anni del terremoto sia il caso di parlare di partecipazione. La trasparenza, lasciamo perdere la trasparenza, ma di che cosa vogliamo parlare? Noi abbiamo purtroppo in questa assemblea abbiamo anche dato degli esempi di cattiva trasparenza. Perché diciamoci la verità anche noi, facciamoci anche noi l'esame di coscienza. Quando abbiamo proposto la partecipazione, ci è stato detto che questa partecipazione era pericolosa, che chissà cosa puntavamo. E guarda caso, le critiche maggiori di questa partecipazione sono pervenute da persone che sono state chiamate dopo due giorni a ricoprire ruoli importantissimi in questa città. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Finito? Di che cosa vogliamo parlare? La trasparenza non c'è, la partecipazione nemmeno c'è. Sarebbe da prendersi. Io credo che, insomma, in una coscienza collettiva, in una coscienza vera, di fronte a questo grandissimo problema di questa città che non si muove, che non va avanti, forse bisognerebbe prendersi. Bisognerebbe capire che si sta sbagliando tutto, che non si può andare avanti dicendo che i piani forse, i piani sì, i piani no. I piani forti contro la legge, noi facciamo piani che vanno contro la legge e li chiamiamo piani forti, piani cioè che reggono all'impugnativa. Io faccio l'avvocato, io i piani regolatori li impugno perché mi pagano per fare questo. Abbiamo impugnato il piano PEC, l'abbiamo fatto cadere,
quando un piano non funziona, o sia l'avvocato lo dice, o sia un altro avvocato, i piani cadono, non rimangono. Che cosa vogliamo fare di piani, i piani forti, i piani di io finito. Comunque, a questa domanda io non so rispondere, quindi mi alzo volentieri. Grazie. Volevo ringraziare l'avvocato, ma noi non ci arrendiamo, Tonino De Paolis. Ma noi non ci arrendiamo perché noi abbiamo cominciato la lotta 30 secondi dopo il terremoto, avvocato, non devi andare. Perché ovviamente molti si sono rivisti soltanto qualche giorno fa, vediamoci chiaro, perché poi ci siamo visti in questa città, ci conosciamo. Quante volte ho strillato io con questa faccia, che poi in qualche modo mi conoscete tutti, e ho chiamato i gruppi dirigenti di questa città, a cominciare dagli avvocati, che nel 2009 se ne sono visti pochi, di gente che è venuta a dirci dateci una mano perché non sappiamo che fare, non sappiamo leggere né l'ordinanza, ma se ne sono visti pochi, e a seguire anche gli altri ordini, in verità. Poi sono tornati, e sono a tutti, per fortuna. Però insomma, mettiamo tutti per terra e diciamoci le cose come stanno. Quante cose dobbiamo fare che non abbiamo fatto, a cominciare da noi? Io credo che molto potevamo fare, ma questo per dire che poi stiamo vivendo un dramma. La cosa peggiore è fare la guerra uno contro gli altri. E quanto di peggio che ci possiamo fare? I problemi ce ne abbiamo miliardi, non ne mai avvocato. Non abbiamo necessità di farci la lotta politica perché dobbiamo ricostruirla questa città. A cominciare dal centro storico e stasera questa assemblea, e noi ne abbiamo fatte tante, ma tante, e voi non avete idea di quanto lavoro hanno fatto questa giornata qua e che sta fuori per fare in modo che oggi voi state qua. Molte volte l'abbiamo fatta anche in 20, in 30, in 5, sotto la neve e sotto il sole. La partecipazione si fa qua, questo è il cuore della città non dell'Aquila, ma di tutto il comprensorio, di tutti i fratelli. Perché io sono uno di quelli del fondato, ma per me l'Aquila è questa, questo è il cuore della mia città, io sono nato vivo a Bagno. Qual è la differenza? Stiamo attenti su queste cose. Ecco, allora, quando si parla di partecipazione città qua, poi noi siamo andati a partecipare anche al Consiglio Comunale, a litigare col sindaco, tutti i giorni che siamo andati a litigare. Ma sto fesso, scusami, amichevolmente, si è messo la faccia, il cuore e l'anima, tutti i giorni e la notte. Allora, io sono il primo che dice, Massimo, ogni cazzo di errore faccio, tanti, però ci sta qua. Con chi va a parlare, con chi se ne arriva la sera e va a dormire a Roma, no, stiamo attenti ragazzi, perché qua siamo tutti bravi, però poi ognuno si è visto i fatti suoi, e credo che se avremo il tempo di farlo, su internet metteremo le cose singole, quelle che dovevano fare non l'hanno fatto. Allora io intervenivo soltanto per fare una comunicazione in verità, poi la comunicazione era questa, che domani alle 4 un gruppo di cittadini aquilani va al Presidente della Camera a consegnargli le 50.000 firme che abbiamo raccolto per sostenere la vita del flusso del lavoro di tanta gente. E voglio ringraziare pubblicamente tutti quelli che ci hanno dato la mano. E domani saremo lì a consegnare queste firme. E ringraziamo tutti quelli che ci hanno dato la mano. E dopo, sperando che ci sostengano tutti i deputati, al di là degli schieramenti, anche se c'è stato chi lavora tantissimo e chi di meno, ma questo è normale, sapete, credo che noi oggi abbiamo necessità, al di là dei colori politici che sostengono questa legge, perché è fondamentale, l'avete detto tutti, senza una legge non ci devo più vista la città. Grazie. Domani saremo tutti quanti insieme con chi andrà a presentare queste firme, perché sicuramente una legge sarebbe comunque quello che stiamo chiedendo tutti, anche dagli ingegneri. Prima appunto Paolo De Santis ha detto che in realtà se non sappiamo la certezza del flusso non potremo mai ricostruire questa città. Io però credo che sia anche altro, oltre la legge sarebbe altro, non solo la legge. Paolo Tella, grazie. Buonasera a tutti. Io da un po' di tempo, nell'ultimo periodo, continuo a fare sempre solo lo stesso intervento e mi fa piacere che spesso ci sia Massimo Cialente in questo contesto ad ascoltare. E l'intervento sulla partecipazione, per cui sarò brevissimo perché l'intervento di Rodolfo tra l'altro è stato molto esaustivo. Io ho sempre portato un tema che ritengo ormai sia stato acquisito. Partecipazione non significa informazione, non significa trasparenza,
significa partecipazione alle decisioni. Questa grande ricchezza che sta sotto questo tendone e che c'è da due anni, prima magari stava al Parco Unicef, quando qui non si poteva entrare, è una ricchezza di tutta la città, è una ricchezza di sostanza, oltre ad essere una ricchezza di forma, perché i documenti elaborati sono molto ricchi. Qualche volta con alcuni amici abbiamo fatto anche delle riflessioni, no? Pensando agli interventi importanti che riusciamo a tirare fuori dalla città, importanti per la qualità degli interventi, oltre che per la passione che ci viene messa, a confronto con gli interventi che invece ci vengono dai vari funzionari, dirigenti e saggi delle varie strutture tecniche, missioni SG. Le intelligenze della città stanno qua, non stanno dalle altre parti dove ci sono stati incarichi vari, e questo deve essere riconosciuto, e deve essere riconosciuto alla città, e questo si può fare solo attraverso l'applicazione, l'approvazione del regolamento sulla partecipazione, perché se no tutte queste iniziative restano estemporanee, restano le nostre parole che restano nel tendone, di cui tutti noi ci ricorderemo, che troveremo su Facebook. Nel momento in cui il Comune avrà il coraggio e la forza di applicare il regolamento sulla partecipazione, tutte queste istanze diventeranno ufficiali e devono essere istituzionalizzate. Insomma, ci sono comuni che usano il regolamento per la partecipazione per rifare le fogne, per decidere l'apertura e la chiusura dei negozi, per decidere in quale scuola mandare i bambini. È possibile, noi non possiamo partecipare alle decisioni che attengono alla ricostruzione della città. Massimo, ti chiedo una risposta su questo. Grazie. Il comitato di Tempera, non so come chiami, ma... Prego. Buonasera, sono Cesare Migoli del comitato di ricostruzione di Tempera, nonché è consigliere del Giudice Civico di Tempera. E io è qualche volta che presiedo qui le riunioni e come voi c'è una confusione totale, no? Cioè, più cerco di impegnarmi più è, però voglio dire che pure noi in piccolo e bella abbiamo lavorato, credo onestamente, per tirare fuori il meglio da poter apportare alla ricostruzione del paese. E il sindaco conosce un po' tutto quanto l'iter. In questo momento, per non scendere nelle polemiche che non sanno di nulla, noi abbiamo, per il lavoro che abbiamo condotto finora, delle esigenze, dei chiarimenti, proprio per cercare di estrapolare delle chiacchiere dalle cose concrete. E in primis volevamo sapere se il piano di ricostruzione di Tempera dobbiamo affrettarci a presentarlo o meno, in virtù della notizia pervenutaci di un incontro in cui il dottor Letta si impegnava a finanziare a breve, tipo il 20-25 di giugno, eventuali piani di ricostruzione pronti. Se questa notizia è vera, e se è vero che il nostro sindaco Cialente in quell'occasione ha chiarito di averne tre a disposizione, di cui una era quella di Tempera, è importante, visto i tempi, definire da farsi. Diversamente, se ciò non è vero, useremo il nostro tempo per fare dei passaggi interni di presentazione del progetto medesimo. Altra richiesta è in riferimento al materiale mandato da Iovenitti, che è il nostro coordinatore, diciamo, un po' dal lato tecnico, un po' amministrativo. Dunque, richiesta mandata al signor Di Stefano, dottor Cialente, ingegner Fabrizi, non so, le tante, per la costituzione dei consorzi. Volevamo sapere, visto che noi la prossima settimana volevamo presentare il tutto, proprio per non incorrere poi in cose, eccetera, se questo materiale è sufficiente o deve essere integrato. Terza, in ultimo, sempre il problema storico delle macerie, ormai ne parliamo da tanto tempo, ci siamo illusi più volte, ma senza fare polemiche. Oltretutto abbiamo visto questa mattina che è stato posto un cassone lì sulla piazza che avevamo definito del paese la più congeniale dello smaltimento, e volevamo sapere se questo cassone era fine a se stesso o era l'inizio di un iter che voi avete in mente. Tutto qua. Ma io voglio fare un discorso di metodo. Oggi ci siamo trovati tutti qui, mancano alcuni attori della ricostruzione, questo ovviamente
non ci dà la possibilità di fare tutte le domande che avremmo voluto fare. Però almeno per quelli che ci sono, penso che dovreste prendere l'insegnamento da una giornata come questa. Qui manca un rapporto profondo tra il cittadino, il comune e le altre persone che abbiamo visto finora qui. Manca, la vogliamo chiamare con una parola ironica, manca una linea amica, nel vero senso della parola. Allora, io penso che dovreste cominciare a pensare che se siamo qui e se siamo stati qui, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto, e come qualcuno giustamente ha ricordato, perché io ci tengo a ricordarlo, a cominciare dal parco UNICEF fino alle case parte di Colle Maggio, questo tendone, l'asilo, la gente si sta muovendo, vi chiedono delle cose, vi chiediamo delle cose. Io non ne posso più di sentir parlare di tavoli, basta questi tavoli, cioè i tavoli a noi non ci servono, le soluzioni vanno trovate, cioè il discorso va fatto con si chiude, non possiamo chiudere la cosa con che fare, noi non lo sappiamo che fare, come facciamo a saperlo noi? Noi vi facciamo le domande, quindi da questo punto di vista secondo me ci sono dei problemi infiniti che vanno affrontati, ma vanno affrontati con un metodo probabilmente diverso e mi sembra che l'abbiamo richiamato tutti. Un'altra cosa che ci tengo a dire, noi siamo qui da 2 anni e vedo delle facce conosciute, siamo qui con estrema volontarietà, a noi non ci paga nessuno, quando noi organizziamo un'assemblea di queste c'è dietro lavoro di tante persone e vi dico sinceramente col cuore, lavoro umile, cioè qui nessuno ci ha mai dato niente, nessuno ha mai chiesto nulla, vi diamo volentieri e ci diamo questa opportunità, perché secondo me è un'opportunità incredibile, quella di poter stare qui e dire sindaco, assessore e tutte le persone abbiamo vogliamo parlare. Io, al di là di tutta la confusione che c'è in testa e che mi permane, i cartelli che vedete qua davanti ho tentato di farli anch'io ieri, invece di stirare come fanno le signore, ho fatto i cartelli, ma insomma ognuno sceglie come impiegare il proprio tempo, no? Perché avevo questa... è il genere ma senza carnice, non è un problema. Perché il mio problema è proprio quello che credo condividiate tutti quanti voi. Le domande sono facili. Le domande sono facilissime, ma la confusione è tantissima, perché sì, perché no. E poi un'altra cosa di cui vi prego di tener conto, e mi rivolgo ovviamente sia al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, alle persone che sono qui e che sono e che hanno in questo momento in mano il nostro futuro, perché non è solo l'ordinanza, è tutta la città che è in mano a determinate situazioni. Allora io chiedo che bisogna tenere presente un fattore a cui nessuno pensa mai, ma che per noi è fondamentale, ed è il tempo. Io insisto su questa cosa. Quanto costa un anno di vita? Un giorno di vita quanto costa? 10 anni di vita quanto costano? Ma quanto ci volete tenere in queste condizioni? È vero che il problema è grande, è vero che il problema è infinito, lo sappiamo, però ci dovete dare delle certezze, perché le persone hanno bisogno di organizzare la propria vita. Io voglio sapere se tra 10 anni devo rimanere qui o devo andare via, lo voglio sapere per i miei figli, ma lo voglio sapere anche per me, voglio sapere se questa città sarà o non sarà una città. Allora, quando vi invitiamo qui, noi vi chiediamo chiarezza in questo senso, ci dovete rispettare, perché noi siamo delle persone, siamo i vostri elettori, siamo i vostri concittadini, e proprio per questo non vi aggrediremo mai. La scelta che abbiamo fatto è una scelta di rispetto, è una scelta di attenzione e una scelta di ascolto, però vorremmo anche che tutte le cose che vengono fuori da qui, l'ascolto cresca e diventa un problema serio per tutti. Salve a tutti. Vedo che si è, a partire anche dall'intervento dell'avvocato Dolici si è toccato, diciamo, uno dei tasti principali, che poi se ne parla da 2 anni, che è quello della partecipazione, anche io con una certa, diciamo, con un certo disincanto rispetto a come si pronunciava in questi anni, perché il fatto bisogna finalmente capire cosa vuol dire e da dove iniziare per attuare questa partecipazione, e io lo vado dicendo, insomma, già in un'altra occasione, in un'altra assemblea che ho fatto su una cena qualche tempo fa, e lo dice anche qualcun altro, ricordo Antonio Circozzi, è la sovranità fondamentalmente, cioè a chi spetta il soggetto decisore. Già il fatto che oggi qui non ci sia la figura più alta che dovrebbe appunto come soggetto decisore, che è appunto il commissario per la ricostruzione Viola o il capo della struttura del piano di missione Fontana, io questo non lo posso accettare, cioè
non si può partire da qua, cioè questo già non vuol dire partecipazione, noi non possiamo continuare, diciamo, a romperci il capo, mentre ci rompiamo il capo qualcun altro decide. Non possiamo continuare a girare come criceti sulla ruota della rotonda, non possiamo prenderci nei ganni di mille ordinanze. È bellissimo l'appello del sindaco, ognuno faccia il suo, per carità, quello dovrebbe essere la base, è strano che non venga fatto, ma voglio dire, a partire da questo punto non possiamo accettare di essere come criceti. Ma io vi dico, anche lo stesso, dobbiamo dare a questi assisi una legittimità, e soprattutto l'istituzione, il comune che deve cominciare a fare, perché come si può attuare la partecipazione? Così, dicendo che questa è un'assise legittima in cui si parla con la popolazione, si prendono alcune decisioni, alcune linee di indirizzo, ed è qui che deve venire per forza il commissario della costruzione, perché se non viene, bene, allora la sovranità non è la sua, noi non la riconosciamo, lo disconosciamo da questo ruolo, perché non possiamo continuare a essere presi in giro. Quindi il mio è fondamentalmente, anche perché non si può continuare, anche visto dal punto di vista del comune, dell'istituzione, a venire qui a parlare a chi? Cioè, se non c'è la controparte, di che parliamo? Se poi le decisioni vengono prese in altro modo, con altre persone che non vivono qua, che non vivono il nostro disagio, che non lottano come noi ogni giorno per il bene di questo territorio, per una ripresa. E questo è, secondo me, inaccettabile, e il comune deve assolutamente farsi carico di questa istanza, cioè costringe, dare legittimità a questi momenti, perché da qui si può cominciare ad attuare la partecipazione. Non è possibile che non lo faccia ancora, altrimenti se non è capace di farlo, secondo me bisogna ripartire su un altro piano di dialettica politica, di conflittualità, e dobbiamo andare veramente a noi a delegittimare il commissario, magari andando a manifestare a terra, andando a stanare finalmente i soggetti decisori. Non è possibile che San Salvatore è ancora in queste condizioni. Non è possibile che dopo tutto questo tempo l'Aquila si trovi ancora a questo punto. Non è possibile che si giochi al massacro in questa maniera. Non è possibile che non ci sia un piano cave. È una condizione di disagio troppo grande. Prima di tutto volevo dire, io credo che però gli interlocutori noi ce l'abbiamo qui. Io mi rapporto, anche se molte volte non condivido le sue idee, con il sindaco, con gli assessori, ed è opportuno che noi non facciamo finta che qui non vengano le persone. Qui noi abbiamo le persone che hanno la responsabilità di tutelare principalmente la città e le persone dell'Aquila, che è il sindaco e gli assessori. Quindi credo che sia opportuno non delegittimare questo tipo di riunioni, anzi io li ringrazio perché loro vengono. Poi Chiodi fa parte di un'altra cosa, non viene, non fa niente, perché Chiodi non è che decide su questa cosa. Scusate, il problema no, io sto dicendo una cosa, che a me di Chiodi non mi interessa nulla, di Fontana non mi interessa nulla, io lo vedo. Scusate, il problema di Chiodi e di altre persone che non vengono sono ben loro. Io accetto. Scusate, il problema è che chi viene qui non può essere di là, non c'è nessuno, come stavo detto. Qui c'è il sindaco dell'Aquila. No. Sui sottoservizi, ma poi abbiamo avuto un chiarimento per quanto non generale, che insomma abbiamo capito che si sta lavorando sui sottoservizi. Invece volevo ricordare al sindaco
e naturalmente agli assessori, in questo caso all'assessore, ma quanti sono venuti qua, che noi esattamente un anno fa, e lo dissi io, proposi al sindaco e quindi ai consiglieri, agli assessori, di poter avere degli incontri con la cittadinanza come questi, che possono essere a tema, possono essere dei question time, eccetera, perché se, almeno dal mio punto di vista, spesso la confusione deriva dal fatto che noi le notizie le leggiamo sui giornali. E non sempre questo, da quello io ho ascoltato il sindaco, ho ascoltato l'assessore, non sempre questo corrisponde ad una realtà. Allora, se ogni 15 giorni noi possiamo sapere esattamente, sarebbe bello anche saperlo attraverso il sito web, ma questo adesso è una piccola polemica, un po' troppo, diciamo, sarebbe opportuno che la cittadinanza sapesse da qui a 15 giorni che cosa si è mosso. Quindi c'è un tavolo a cui partecipa l'architetto Fontana o addirittura il sottosegretario Letta, venite qui a dirci che cosa è stato fatto e detto. Se le macerie, in questo momento leggo sul giornale, c'è un'ordinanza, bisogna cambiare questo, quest'altro, i ragazzi del 332 hanno fatto un incontro proprio sulle macerie, da qui, da quel momento ad ora, cosa si è mosso? Abbiamo chiesto un progetto, questo non c'è, e poi potrebbero venire fuori delle altre esigenze. È chiaro che è un momento difficile, ma io ripeto, la partecipazione è difficile, l'abbiamo visto noi, perché oggi vediamo tutta questa gente e si sta parlando del centro storico, abbiamo parlato anche di altri argomenti, non possiamo continuare a essere autoreferenziali. Questo, se permetti, sindaco, permetterebbe anche a noi di essere più fiduciosi nei confronti dell'amministrazione comunale, perché in questo modo è possibile anche che noi abbiamo delle idee confuse, non soltanto perché è tutto confuso, ma perché leggendo sul giornale io veramente non capisco niente e lo leggo tutti i giorni, cerchiamo anche di discutere tra di noi, non sappiamo niente. Quante volte vi siete incontrati con Letta e che cosa ha detto? Questa cosa dei soldi, della tassa di scopo, le tasse, che cosa succederà? Cioè, non dobbiamo discutere questo, adesso è anche bel tempo, voglio dire, tanto le vacanze qui pare che non le fa nessuno, ogni 15 giorni, perché capisco che ogni settimana è possibile, venite qua. Comunque la prossima settimana, poi forse lo dirà Anna, c'è un'altra assemblea a cui magari il sindaco e le altre persone possono partecipare. Grazie. Grazie a te. Grazie. E poi concludiamo con l'intervento del sindaco. Perché siccome l'altra volta siamo stati un po' indecenti, no? Forse perché non lo so, era un momento un po' particolare. Oggi siamo venuti con un'altra mentalità, però io siccome sono uno che non mi perdo le grosse cose, no? Perché non ci capisco nulla, però io sono stato molto attento a quello che avete detto stasera, tipo il fatto che gli interventi dovevano essere cronologici man mano che lei, io sono stato uno degli ultimi, ma non fa niente, anche se fosse stato il primo a prendere. E quello che però era importante, l'ho sentito da voi, che le domande servivano subito le risposte. Siccome ho visto che poi teniamo la riunione e non sappiamo nulla. Non è vero? Vabbè. 3 secondi sono. Allora aspetterò. Umilmente aspetterò. No, vabbè. Allora niente, allora sono stato in malafede. E tu, io invece sto proprio al tema della riunione, faccio una considerazione e una domanda. La considerazione, io mi rivolgo a Rodolfo, lo dici, io l'ho capita un po' diversamente la cosa che ha detto Iacovone e a me mi ha molto soddisfatto. Cioè, Iacovone ha detto una cosa che a me prima non era chiara, quindi è solo utile questa riunione. Vale a dire che il centro storico, lui si è riferito al centro storico, non il progetto casa, la periferia, sono altre questioni. Nel centro storico, casa mia, corso Vittorio Emanuele 123, nel consorzio che ci abbiamo lì, dove non dobbiamo avere nessuna variante urbanistica, non dobbiamo fare nessun aumento di cubatura, dobbiamo solo ricostruire com'era e dove era, lo possiamo fare sulla base delle norme del piano regolatore vigente. Io questo lo considero un bel passo avanti rispetto a prima. Ma però tengo con voi una domanda, di cui qui non ho sentito parlare, che rimane per me un grande punto interrogativo. Il centro storico è fatto che il 60%, forse sbaglio, ma non di tanto, di case di edifici di non residenti.
Io voglio sapere, questi edifici non residenti oggi come sono risarciti? Perché mi sono letto con attenzione la cosa fatta dalla struttura, no, mi dispiace che non ci sta, e la domanda andava, io la pongo a te, ma insomma andava posta anche a te. La struttura della commissione dice, fa un ragionamento di questo genere, siccome è un unicum il centro storico, quindi noi tutto sommato, diversamente dal resto della periferia, nel centro storico potrebbero, perché anche i verbi qui sono impiegati, potrebbero essere tutti quanti risarciti. Ora, noi abbiamo bisogno di certezze, perché quando parte un consorzio ci sta della gente che c'è una seconda casa, per fortuna non è il mio caso, che c'è una seconda casa, deve sapere che quando si ingarra dentro la storia, poi gli vengono risarciti il 100% oppure gli vengono risarciti solo fino a 80.000 euro. E la cosa che si dice, pure utile, che in periferia, io ci sono capitato, tu c'è una seconda casa in un condominio, la parte condominiale è risarcita, quindi è un bel vantaggio. Attenzione, nel centro storico le cose non sono così, perché la tipologia delle seconde case del centro storico, primo, tutti i primi piani del centro storico sono non residenti perché sono tutte botteghe, attività commerciali a proposito di sviluppo economico. Poi, nel centro storico ci sono palazzi di pregio che non stanno in aggregati, faccio un esempio, l'Operzone. Quelli lì non sono risarcibili solo relativamente alle parti comuni. Come li facciamo? Li risarciamo con 80.000 euro? O invece è vero quello che si sente dire che sono tutte risarcite? Queste cose devono essere chiare, se no la ricostruzione non può partire, perché nel mio aggregato, quelli che c'hanno, ma io dico dell'Aquila, ma vale pure nelle frazioni, è uguale, forse è quasi che sono immigrati. Questa gente è risarcita e quando? Io la pongo a te questa domanda, ti chiedo scusa perché forse non hai porre a qualche altro, ma se tu hai informazioni un po' più, diciamo, un po' più intense delle mie e delle nostre, se ce le puoi dire, magari abbiamo una certezza. Se il Fiuto Comune brevemente vuole rispondere a questa che è importante, e poi Ruggeri. Sì, dunque, alcune cose non sono chiare, è vero, hai ragione, però sicuramente una cosa è certa, che le parti strutturali di tutti gli edifici che sono nel centro storico sono sottoposte a finanziamento di ricostruzione. Le parti che non sono ammesse a finanziamento sono le parti interne degli alloggi che stanno, o del non residenziale, uffici, negozi, quello che stanno dentro gli aggregati. Quindi significa che le parti strutturali, che significa fondazioni, tutte le strutture esterne, i solari, le scale, la copertura, le ripartizioni, gli impianti, il sistema quindi di esistenza dell'edificio sostanzialmente, quella che lo fa vivere, va bene, sono coperti da finanziamento. Però esiste quel margine che non è ancora messo in decisione. Noi stiamo, l'assessore Di Stefano e il sindaco hanno concordato all'interno del tavolo MEP una strategia in cui si sono impegnati, l'amministrazione si è impegnata a redigere un'ipotesi di preventivo sulla base delle schede che sono state presentate dai cittadini in cui si sta lavorando, in cui si individuano queste quantità differenziando le parti già finanziate, già che la legge dice che comunque devono essere finanziate, va bene, quindi non dipende dai soldi a disposizione, quelle devono essere finanziate, le risorse si dovranno trovare nell'arco del tempo, e su quelle siamo sicuri che è la legge che lo dice, d'accordo? E poi sulla quota residua, che è una quota residuale che riguarda il non residenziale, come hai accennato tu, e le seconde case. Allora, su quello si vuole valutare qual è la stima, qual è, perché se su un 1.200 euro al metro quadro, prendiamo quella come esempio, va bene, la quota interna all'appartamento in che percentuale incide sui 1.200? Se incide il 15, il 20%, siamo in grado di calcolare il valore delle seconde case aggiunto
va bene, che a oggi non è coperto da finanziamento su cui era oggetto di discussione. Quindi questo è un elemento che effettivamente non è ancora deciso a livello di ordinanze, sulle quali l'amministrazione è impegnata a portare a casa un valore aggiunto rispetto a parole. Però attenzione, il dato generale e che noi dobbiamo tenere bene in testa è che l'aggregato si può ricostruire per le parti strutturali, il valore immobiliare della parte strutturale è la parte centrale, la maggioritaria dell'edificio, e noi quello lo dobbiamo intanto cominciare a portare a casa, perché non è un elemento secondario il fatto che io posso risistemare tutti i solari, le parti strutturali, il tetto eccetera, poi dopo si vedrà che cosa succede dentro, ma quella è una risorsa che è statuita dalla legge e noi dobbiamo pretendere che sia, che abbia tutta la copertura finanziaria di tutti i centri storici del quartiere. Grazie, allora l'architetto De Masi. Mi è sembrato un chiarimento importante. Buonasera a tutti, per rimanere nel tema, io porrò una domanda che già lo so che è difficile che abbia una risposta. Ma perché è complicata la domanda, non perché non si vogliono dare le risposte. E però nello stesso tempo vorrei dare un contributo di non difesa d'ufficio. Chi mi conosce sa benissimo che ho delle valutazioni abbastanza complesse della categoria alla quale appartengo. Come tutte le categorie ci stanno quelli bravi, quelli seri, gli avventurieri, gli sfaticati. È normale, questo sta da tutte le parti, e però forse alcune cose vanno dette. Io praticamente faccio parte degli ultimi. Allora, la domanda è questa: a me pare molto strano che, siccome l'obiettivo è la ricostruzione e quindi i lavori, si ponga l'attenzione sulla data di presentazione dei progetti e non sulla data di autorizzazione dei progetti. Mi sembra allucinante. È come se al Giro d'Italia, invece di sapere chi vince la tappa, cioè chi arriva per primo, si dice quando è che si parte. Si parte quando è che si parte. Siamo partiti il 6 aprile, tutti. Ora, io capisco che cosa si vuole dire: se non presentate i progetti non possiamo fare delle cose, però diciamo ai cittadini, io credo che il mio studio sia uno dei pochi dove non c'è scritto si riceve per appuntamento, perché ho la netta convinzione, da professionista atipico, che il cliente già è una cosa da rispettare per uno che fa una professione. Ma un cliente terremotato che ha avuto un dramma, io ce l'ho avuto direttamente, quindi sono anche cliente di me stesso, deve avere un ulteriore rispetto, quello che se tu bene o male riesci a districarti meglio che un cittadino che fa un altro mestiere, su questo ginepraio di ordinanze ti devi far carico anche di queste situazioni. E quindi io posso dire che i miei clienti, sarà sempre un caso tipico pure questo, sanno benissimo se io ho presentato il progetto, se non l'ho presentato, il perché per come non l'ho potuto presentare, il perché per come mi sono dovuto fermare perché mi hanno cambiato 7 volte un'ordinanza e sono dovuto rifare 7 volte la fila, e 7 volte ho parlato sempre con persone diverse che hanno ricominciato sempre da capo. Sempre da capo, ho detto: ma scusa, ma cazzo, scusate il cazzo, ma sì, ma questo l'ho detto ieri a quella che stava lì, sì, ma adesso lei sta facendo quel, scusa, fammi parlare con quella, perché devo parlare con te? No, adesso lei ha applicato con me, parla con me, e ricominciamo da capo. Buonasera, al gioco dell'oca già mi incazzavo quando succedeva da ragazzino, qua mi sembra pure un po' drammatico, però si sente da dire che i professionisti non presentano i progetti. Scusate, siamo l'unica categoria di quella che gira qua dentro che prendiamo i soldi quando sarà fatto il primo stato d'avanzamento. Per il momento stiamo anticipando addirittura il rischio d'impresa, perché
penso che lo sappiate tutti, che noi che ci stiamo facendo carico di fare i consorzi, perché stranamente bisogna fare prima il consorzio poi deve nominare il presidente, il quale gli dà l'incarico. Per fare consorzio lo sappiamo tutti, no? Chiunque di voi altri, vedete un fascia, si vedono tutti quanti drammaticamente provati da una riunione di condominio, una riunione di consorzio, anche se so tre ci sta sempre quello stronzo che ti fa ricominciare da capo tutte le volte, no? Ci sta, ecco, vedi. Ok, noi tutto questo lavoro lo stiamo facendo a rischio, perché domani eleggono presidente lui e mi dà l'incarico a Giovanni. E io dico, andai, grazie per la fiducia, arrivederci, buonasera. Oh, io sono specialista su queste cose, per cui lavoro e poi arrivo a cacciano, però comunque può essere che succede pure a qualche altro. Allora, domando, vogliamo per un momento, dico, mettere un momento d'attenzione sull'uscita delle pratiche? Poi vi racconto una chicca, perché poi non la tengo per ultima, questa è bellissima. Allora, ci avrebbe senso andare alla richiesta della presentazione del progetto se tutti i progetti presentati fossero stati approvati. Allora si capisce. Allora è quello di bottiglia, a questo punto è l'imbuto rovesciato. Se non buttate dentro progetti non possiamo approvarli. Allora ci sono miriadi di progetti approvati. Il segreto ormai è stato scoperto. Condominio. Pratica parti comuni, 20 condomini, 21 pratiche, numero 21, tutti portano il numero 21. Bene, si approvano i progetti degli interni, cioè quelli dei privati, non si approva il progetto delle parti comuni. Vabbè, che cazzo, non hanno approvati 20, ne manca uno, che poi che sia. Un momento, c'è un'ordinanza che dice che tu sulle parti private non puoi cominciare se non hai fatto le parti pubbliche. Benissimo, Cinea Sere Luis e tutta la norma delle rimusti lì ci dice che ha approvato 20 progetti, all'atto pratico 21 sono fermi. Per di più scadono quelli dei privati. Per cui quando riparti, forse un giorno quando dovranno approvare il condominio, devi pure ripartire da quegli altri perché devi andare a rifarsi. Allora, signore, questi sono problemi. Ho scoperto oggi, e lo ringrazio, ho mandato pure un messaggino all'assessore che finalmente, sì, giù, te lo manda, ma guarda. Sì. No, non mandare. Vai tranquillo, non mandare. Invece l'hai fatto. E non c'ho bisogno di mandargli i messaggi. Giovani vanno così. Allora, finalmente si è scoperto che forse c'è qualcuno che su questo discorso delle approvazioni un po' smarcia. Perché ecco perché i professionisti forse non fanno a tempo a fare i progetti, perché se gli fanno fare le cose sei volte, probabilmente si stuplica il tempo che ci si mette sui progetti. Io non so se vi ricordate, perché mi hanno detto queste cose, è la trasparenza, avete invocato la trasparenza. Allora, scusatemi, ma mi sembra una cosa tanto normale che io ho finito un progetto, lo presento, e un tizio qualunque che non abita all'Aquila e che mai non ci dorme, secondo me se non ci veniva era pure meglio, a un certo punto che stampa una cosa e dice no, fermi tutti, la convenienza economica. Ok, io ho fatto il progetto, l'ho finito, l'ho consegnato. Ci volesse che non ci sto nella quindi blocca tutto lo studio e comincia a riprendere i progetti e rifatti la convenienza economica, dopodiché scopri che magari ci avresti ancora eccedenza. Spiegaglielo un po' al condomino perché tu hai fatto un intervento di 100.000 euro quando la convenienza economica era 140 e qui mi vengo un altro discorso. Perché io dicevo, no, scusa, c'ho il diritto a 140, no, tu hai diritto che te ne faccio una casa sicura e quindi se spendo 100 per farti la casa sicura, spendiamo 100 e sta contento. Dopodiché però scopro che per esempio casa mia, scusate, io sono di quelli fortunati, l'unica vantaggio è che sono nato bene, devo dire, e io abito in un palazzo vincolato, dove secondo l'ordinanza se mi ci posso morire dentro tranquillamente perché
Se non ci bastano i soldi, non è importante arrivare ad un livello di sicurezza accettabile, tanto le volesse arrivare a vecchi, scardare pure troppo, se può morire dentro una casa vincolata. Beh, scusate, a me non mi pare tanto semplice. Il presidente del mio ordine diceva, in alcune situazioni è evidente che non si può raggiungere un livello di sicurezza, ma forse negli appartamenti, nelle case moderne, dove vive la gente, dove ci nascono i figli, i nipoti, beh, io, insomma, ci verrei, non dico proprio 60, ma 59 ci vorrei arrivare. Invece che si sono inventato che siccome forse costa troppo, allora sai che abbassiamo il livello di sicurezza così costa di meno. Beh, ma così sono bravi tutti, un momento. Io poi però ci devo mettere la firma, perché si pretende, tutti i tempi sono scaduti. Vabbè, allora vi dico solo l'ultima cosa, però no, questa è la firma, ve la dico. Il signore Valdevani non firma niente, firma solo la busta paga quando la piglia. Allora, l'ultima notizia, perché è una notizia, queste cose servono pure per informarsi. Ed è ufficiale, sono pronto ad essere smentito in qualunque momento. Abbiamo scoperto da un'indagine dei nostri inviati a Havana che ci sono decine di progetti approvati, o perlomeno cosiddetti, a Reluis a Milano, che però il Comune dell'Aquila, no, da parte di Cineas, che però il Comune dell'Aquila non conosce, perché i computer non dialogano. Per cui ci sono, forse pure fra di voi, diversi cittadini che hanno finito, avrebbero finito, ci manca solo il passaggio del comune, che devo dire, per la verità, è abbastanza veloce, quello del rilascio del buono contributo, che praticamente ha il progetto approvato e non lo sa, perché da Cineas si è andato ad inviare dei messaggi e i computer non dialogano. L'abbiamo scoperto andando a Milano. Beh, questo ci tocca di fare, almeno il terremoto ci fa viaggiare. Grazie. Prego? Questi sono in quelli vostri, no? Io che ne so, ecco appunto, questa era la domanda. Grazie. Antonio. E dobbiamo essere bravi perché. Essere molto breve, io penso che questa assemblea non voleva mettere a processo gli ingegneri, ma soltanto gli ingegneri che hanno moltissimi incarichi che ci sono, ok? E contro questi ingegneri che hanno tantissimi incarichi che ci sono, e però non è solo il problema degli ingegneri, scusate, ma allora noi non vogliamo fare questo processo e neanche vogliamo giudicare più di tanto neanche gli ingegneri che hanno tantissimi incarichi. Speriamo che qualcuno prima o poi ci pensi. Io penso che la cosa più importante, Massimo, la rivolgo a te. Io penso che questa assemblea, non perché questa assemblea, perché sta a Piazza Duomo, perché sta al centro della città, perché sta al centro del cratere, ma perché in questa assemblea si possono riconoscere tutti, quelli del centro storico, quelli della periferia, quelli delle frazioni più limitrofe e quelli degli immediati comuni che circondano la nostra amatissima città. Da questa assemblea noi vogliamo che tu, signor Sindaco, ci dica davvero che possiamo essere partecipativi delle scelte del comune, dell'Aquila, cioè dell'amministrazione che tu governi politicamente nella nostra città. Perché ti dico questo? Perché voglio che sia realizzata la più ampia unità tra cittadini e comune, in quanto ritengo che probabilmente per scelte governative, per scelte che sono anche legate alla tradizione che purtroppo non è stata mai davvero organizzata a livello legislativo, ma da quella tradizione che ormai ci vede, perché in Italia i terremoti avvengono troppe volte, per troppi anni si susseguono, ebbene hanno deciso che ci deve essere un governatore della regione che negli altri casi e negli altri terremoti coincideva anche
con quella che era il capoluogo di regione, in quanto gli interessi erano spostati su piccoli centri, perché mai un terremoto aveva colpito un centro così abitato e così grande come il capoluogo di una regione, che è L'Aquila. E allora io non sono affatto d'accordo che un signor Chiodi deve governare la città dell'Aquila, perché è nella città dell'Aquila che ci sono l'80% dei danni sismici di questo cratere. Chiodi, allora io voglio che questa assemblea, oltre a saper fare queste bellissime riunioni che sono importantissime, penso che sia importante andare alla regione, programmiamo una manifestazione al palazzo di vetro della regione, dove sta il signor Chiodi, che non mi rappresenta molto, mi dispiace, ma io la penso così e lo dico chiaramente. E voglio che le scelte siano davvero partecipate insieme ai cittadini. Dico un'altra cosa, per parlare bene un po' degli ingegneri e non far preoccupare troppo dei nostri. Allora, c'è il mio ingegnere che già ha presentato 3 volte il progetto per la ricostruzione, 3 volte Cineas, che non la voglio più signor sindaco, 3 volte Reluis, che non la voglio più signor sindaco, 3 volte Fintecna, che non la voglio più signor sindaco, non le voglio più, perché con quei soldi tu prendi dei bravi progettisti, dei bravi tecnici e ingegneri, come hai fatto con l'architetto Iacovoni, che è una splendida persona e capace di portare avanti il suo ruolo, e far arrivare le pratiche dei cittadini a queste persone e non a questa filiera che non mi piace. Un'altra cosa che hai detto questa sera e non mi piace è linea amica, perché io vorrei che i cittadini che stanno qui, che siamo tutti cittadini come te, uguali a te, l'ha detto anche tu che ti senti cittadino come noi, vero? Allora io linea amica lo sai perché la conosco, Massimo? Perché mi manda gli ordini di sgombero della casa, perché mi dice che viene dentro l'ospedale a portarmi le notifiche. Linea amica, io per questo la conosco, linea amica la conosco perché e rasenta proprio il sadismo della persecuzione contro una persona, un tuo cittadino che sono io, no? Quando arriva addirittura a propormi un cambio di appartamento mentre si svolge il mio caso nel Consiglio di Stato, è grave! Linea amica non può governare anche la ricostruzione della città, come non è giusto che vada a governare ancora su quei casi di disperazione, perché anche i singoli hanno diritto. Allora, sì, dicendo storico, allora, una cosa importante ha detto l'architetto Iacovoni, e questo io la voglio rimarcare, qua, non solo a livello tecnico, che ha spiegato come e perché va ricostruita questa città e soprattutto il centro storico di questa città. Ho finito, sto parlando di una cosa importante davvero, ma addirittura ha detto che vanno trovate immediatamente le risorse per ricostruire questa città, cioè mi sembra di aver capito che sarebbe giusto individuare delle risorse ad hoc per la ricostruzione del centro storico, perché è importantissimo, cosa altrettanto ingiusta che è avvenuta fino ad oggi, nella periferia, che ci sono persone che hanno ricostruito la seconda e la terza casa perché si trovavano in certe aree e con certi ingegneri che sono andati più spediti, e ci sono invece delle persone che ancora non ricostruiscono la prima casa. Questa ingiustizia, perché se no noi corriamo il rischio di Gemona e di Paverino, signor Signore. Massimo, ti voglio bene, perciò ti ho detto tutto questo. C'è un appassionato intervento di Antonio. Una domanda, poi c'è. Allora io volevo fare solo una domanda semplicissima. C'è una proposta di un urban center e un osservatorio. Volevo sapere dal sindaco se e quando verrà accolta. Grazie. Scusa, solo la richiesta per avere eventuali risposte. Vabbè, ma siamo pochi. No, mi sentite anche voi? Pazienza, mi hanno
solamente una, mi allaccio a quello che ha detto Giussi prima, no? Darci una scadenza ogni 15 giorni, sono 2 anni che stiamo ecco. Allora, per favore, gentili amministratori, queste domande, o anche domande più generiche che vengono fuori da quanto tempo, da noi, da altri, e purtroppo non possono essere rase qui, perché qua siamo 100 persone quando siamo tanti, 200, ma tutti gli altri stanno lontano e hanno queste richieste pressanti di chiarimento su tante cose. Per favore, si può trovare una via oltre quella dell'assemblea? Il comune risponde la sera su TV1, una pagina, una mezza pagina di un giornale locale che dà informazioni e risposte soltanto questo, su casistiche generiche che possano risolvere. Grazie. Allora, scusate, Antonio, diciamo minimo, scusate, lo stesso il sindaco ci risponde, Allora, io credo che sia dovere di cortesia da parte di chi ha organizzato l'assemblea lasciare l'ultima parola al signor sindaco, perché che lui stia qua ci fa un piacere infinito, lui ritiene che giustamente da cittadino, ma è il primo cittadino, non è un cittadino come noi, è il primo cittadino perché noi l'abbiamo eletto primo cittadino ed è giusto che ci risponda lui. 2 considerazioni a conclusione dell'assemblea, la concludo con un ragionamento che faceva il sindaco. Questa assemblea aveva a fondamento di se stessa il problema del centro storico, ci sono state date delle, anche io ho apprezzato tantissimo l'intervento dell'architetto Iacovone, che è stato assolutamente chiarificatore, anche se ha aperto ulteriori problemi rispetto alle cose da fare. Ma c'è una precisa frase che ha detto il signor sindaco che ci trova assolutamente d'accordo, cioè non c'è solo, l'hai detto in questi termini Massimo, non esiste solo la ricostruzione della città, ma esiste il grande problema della qualità della vita delle persone, ed è assolutamente vero, anche se sono assolutamente legati, e il motivo per cui è stata fatta questa assemblea. Le domande che sono state preparate scrupolosamente da Maria Giulia, da Eugenio, da Anna, noi stessi che le abbiamo registrate, dai tanti tecnici che non si preoccupano solo di prendere in carico Vincenzo, ma si preoccupano anche e soprattutto di dare risposte e magari, come si dice, si sbattezzano per cercare di dare risposte, perché sanno che dietro a quelle risposte c'è la sofferenza delle persone, delle famiglie che stanno fuori, che stanno in situazioni allucinanti. Ecco, questo è. Noi abbiamo anche rispettato, mi sembra che di questo ce ne dobbiamo dare tutti quanti reciprocamente atto, l'invito che ci ha fatto Anna, ad avere un confronto tranquillo, sereno. Giustamente ha detto Massimo Cialente, io non sto qui perché non mi sento assolutamente né sul banco degli imputati o degli interrogati, sto qui cittadino tra i cittadini a cercare assieme a voi di dare risposte. E non a caso Massimo ci ha messo ulteriori dubbi sulle, anziché darci certezze. E questo percorso, sindaco, noi lo vogliamo fare assieme a te. Non ti scordare che quando ti sei andato a rifugiare dentro al palazzo del comune, qualcuno dell'assemblea è venuto a starti vicino, ma non perché eri il sindaco dell'Aquila, non perché eri il mio compagno di scuola, perché eri il sindaco dell'Aquila. In quel momento si doveva stare vicino al sindaco dell'Aquila, che ha deciso di fare una forma di protesta in quella maniera. C'è bisogno di informazioni. C'è bisogno di informazione, abbiamo bisogno di chiarezza in una situazione che lo sappiamo che è complicata e difficile, lo sappiamo benissimo. Io l'ho detto in assemblea quando ti ostinavi a non venirci, che al sindaco dell'Aquila in questa situazione non vorrei essere manco camicia, Marina, te lo ricordi, l'ho sempre detto, per quanto è difficile la sua situazione, e noi vogliamo stare dentro a questa situazione, partecipare con l'ansia, con la nostra proposta, con le proposte a questa situazione. E abbiamo detto che l'ultima data di ordinanze, Chiro, è stata marzo 2011, e quindi si capisce pure perché le cose ritardano, ma di questi ritardi non stiamo accusando nessuno, sono situazioni complicate, c'è chi lavora più e chi lavora meno a tutti i livelli.
tra i parlamentari, io non ho dubbi, ce l'ho davanti chi sta tirando la storia della... Ma lo fa in maniera intelligente, non litiga con quello della destra, perché sarebbe tagliarsi i cosiddetti. Cerca invece di portarlo alla situazione nostra e fargli capire che t'ha votato per l'Aquila, per la città, per questo territorio la cosa. Ultima, la scadenza che ci è stata data la prendiamo come buona, fine giugno, strategia completa per la ricostruzione del centro. Noi ci diamo appuntamento già da oggi, se non è primo giugno, è fine giugno, è primo luglio, primi di luglio, e ragioniamo su questo. Abbiamo scoperto, grazie anche al chiarissimo intervento dell'architetto Iacomone, che c'è un riferimento per cui tantissimi progetti possono essere presentati, il PRG, vecchio quando vuole, ma è l'unica regola che abbiamo a cui riferirci. Abbiamo scoperto anche, quindi, tutto ciò che è in conformità a quella, noi possiamo mandarlo avanti. Ultima cosa, abbiamo scoperto anche che abbiamo la possibilità di un'analisi dei costi, che è quello che da sempre avremmo dovuto, come dire, cercare, ottenere, eccetera, per parlare in termini concreti anche al governo. Infine, apprezzatissimo anche da parte nostra quello che ci hai detto, a luglio comincia il tunnel di intelligenza a Santa Maria di Farfa, grazie per la disponibilità della sede, ma noi seguiremo a rompere le scatole al massimo perché la vogliamo dal comune, comunque sappi che siamo abbastanza bravi dal team. Infine, gli assenti, io non ritengo che la debbano passare liscia. Ci hanno detto tramite mail che bisogna prendere un appuntamento, lo prendiamo e ci andiamo a stare qua sotto nel palazzo della regione, andiamo lì e gli ripetiamo le stesse domande che abbiamo fatto qui ai nostri amministratori e vogliamo risposte esattamente come ce le hanno date, o se non ce le possono dare ci diranno come hanno fatto i nostri amministratori. E infine io che sono il più critico, il feroce critico di alcuni atteggiamenti, sappiate che io apprezzo tantissimo la presenza del sindaco, dell'assessore, del deputato, dei consulenti in questa sede, perché è importante che ci sia il confronto, anche il confronto critico, ma non significa che siamo nemici. Io mai mi sentirò nemico del mio sindaco e dirò di più, di qualsiasi colore esso sia. Signor sindaco, la prego di concludere. Un attimo pieno di Stefano e poi il sindaco di là. Sì, no, vado veloce perché quello che veniva detto su Tempera, io non ho, sarà che non ho notizia che il sottosegretario Letta abbia detto che prima arriva a Saltesi, no, io ero seduto lì, non l'ho sentito, per cui non ci sentisco. Ci manda pure che ci mettiamo a fare un po' bandiera, non ne usciamo più. Invece per quello che dicevi poc'anzi sui consorzi, quelli sono conformati al decreto 12, il decreto 12 che porta in allegato uno statuto tipo conforme, alcuni vanno direttamente al notaio, altri vanno al comune, per il comune c'è Fausto Aniceti che è quello che sta sapendo tutta la procedura, quindi anche una prenotazione con Aniceti e con le carte fugherà più dubbi di quando ne posso fugare io, che come dire, penso che sia fatto bene in ogni caso, non ho dubbi su questo. Però se si volesse bucare con questo conto prima di, ecco, no, si può, potete fare un appuntamento con i cieli un giorno, se no tutta la documentazione vi rassicura invece. Sulle macerie io credo ci sia un'attività, perché avete fatto più volte incontri con l'assessore Moroni sulla programmazione. Però non lo so perché sono stati fatti più volte incontri in tal senso. Posso leggervi invece sui piani di ricostruzione una. Sui piani di costruzione e quindi sulle valutazioni economiche doveva essere fatto prima. Poc'anzi ho detto che gli ultimi decreti sono stati quelli di marzo, quelli servono ad avere il prezzo metro quadro. Se non c'è il prezzo metro quadro, la valutazione finanziaria non la fa nemmeno se ti sbatti per terra. Per cui, a meno che non volessimo fare delle pure fantasie, prima di quella data il prezzo di riferimento non c'era. Ora, sbagliato, indovinato, che bastino soldi oppure che non bastino, comunque c'è. Adesso ti faccio quello della programmazione finanziaria, però sono arrivati nel frattempo a marzo 2011. Sui piani di ricostruzione, questo è un parere della Commissione Tecnico-Scientifica, io non vorrei dire,
del 22 aprile 2011 non è stato mai reso noto, noi l'abbiamo diffuso e te ne lascio una copia anche a te. Ve ne leggo gli stralci proprio sui temi di ricostruzione. La risposta al parere trova risposta nel suo stato di rilasciamento, perché solo sulla base di mezzi a disposizione che possono essere progettati e trovati i singoli piani di ricostruzione e non, come può essere sembrato a qualcuno, viceversa, qualcuno ovviamente non è il compito. Qualunque attività di programmazione, se non vuole essere puramente militare e procedere secondo regole tecniche, deve infatti essere impermeata sulla quantità di risorse dedicate a raggiungere gli obiettivi che ci si prefigura. Qualunque interpretazione delle disposizioni emanate nell'ambito di tale attività non può che muoversi all'interno delle risorse a disposizione. Conseguentemente, se l'attuazione del piano di costruzione avviene a valere sulle risorse 2 al comma 1 della legge dell'articolo 14.77, evidentemente quali siano le risorse a disposizione dei comuni dovrà essere indicato in un futuro provvedimento legislativo che dovrà fissare le priorità da seguire e le condizioni necessarie per accedere alle suddette risorse. D'altronde, che l'attuazione del piano di costruzione necessita di indispensabili interventi normativi che dovranno avere di tutta evidenza contenuto ben più specifico e dettagliato del comma 5 del articolo 14 della Europa, la seconda parte della stessa norma in esame. Io lo lascio a Eugenio Caporale per dire che questo è esattamente quello che battiamo da tempo, lo diciamo. Questo parere però con la commissione tecnica scientifica, come la figurina di Zavalla per completare gli altri parini di, come dire, gioventù memoria, non lo dico, non si diffonde. Ogni tanto dobbiamo in quelli tavoli rubare qualche documento perché restituisca un pezzo di verità, e è quello che era un po' l'intervento che abbiamo fatto prima. No, va bene, non c'è problema. Come dico in Cesare, oltre che per Cesare e con Aguilara, tradotto in senso lato, il nostro piano di costruzione in quella area, come lo vede? No, il piano di costruzione di Tempena, al pari dell'Aula e di Onna vanno avanti, noi lì facciamo, ci facciamo la programmazione economica che credo la stiate già facendo, e su quello ci piazzeremo come dire a piedi uniti a dire le risorse di cui abbiamo bisogno, queste sono e quelle ci dobbiamo dare. Io l'ho letto per rimettere, come dire, restituire un po' di verità al processo, perché qua si voleva mettere, ad esempio, il capo davanti ai buoi, dimenticando che sono i buoi che poi fanno nel farlo. Il senso è questo, insomma, di quello del cuore. Come il fatto che, quell'intervento dell'avvocato Ludovici, il TAR ha appellato della 3833 la parte relativa all'articolo 2, comma 12 bis della 77 convertita, il 39 convertita, che è l'attività di pianificazione, che è un'attività in quanto pianificazione esclusivamente di competenza dei consigli comunali. Ed ha fatto bene, tant'è vero che il Consiglio Comunale dell'Aquila con un proprio documento si era autoregolato a non applicare quell'ordinanza perché andava in violazione della norma ordinaria. Noi lo facevamo e l'abbiamo ribadito ancora oggi, perché i provvedimenti conformi al terrorizzatore che non necessitano di alcuna variante, come se tu dovessi fare la ordinaria protezione a casa tua, vanno secondo i provvedimenti e forse è quello che spaventa. Ciò che invece è difforme, che ha bisogno di necessarie variante, è competenza del Consiglio Comunale e non, come dice il decreto 3, adozione del sindaco. Noi quelli non lo faremo perché, quello che diceva Daniele, è vero. Fare un provvedimento fragile significa uccidere quel provvedimento e con esso uccidere la partita, possibilità di intervenire su quei immobili da parte dei cittadini. I tempi di fare la variante con l'accordo di programma sono 30 più 30, 60 giorni. Se già sappiamo che i tempi, il sindaco conclude almeno, ci chiede il risposto completo. No, io non concludo, voglio dire solo le cose. Primo. Sì, adesso. La prima, tutte le volte che siamo stati chiamati, noi qui ci siamo stati. Ne ho saltate due perché stavo impegnato in altre cose, ma il comune c'è sempre stato. D'accordo? Quindi non si tratta di legittimare o meno. Ci sono altri che delegittimano. D'accordo? Perché io l'unica cosa che chiedo, la confusione, io non c'ho tutta questa confusione, non vedo più. Dico, non c'ho tutta questa confusione, noi ci abbiamo abbastanza chiare le cose come stanno andando. A me la cosa è proprio che qualcuno voglia mantenere molta confusione. Perché? Perché nella confusione ci si può infilare tutto.
e tutti gli interessi che ci stanno. Guardate che gli interessi ci stanno, stanno qua dentro, stanno ovunque, e bisogna cominciare a vedere. Allora io personalmente, assumendone insieme ad altre responsabilità, sto provando a tutelare un interesse. Sarà stato un errore? Ragazzi, si pagherà pesantemente. L'interesse è quello di poter mettere in condizione chi abita in corso Vittorio Emanuele 112 di poter ripartire se può. Chi c'ha sotto il negozio di partire, chi c'ha il direzionale in quel palazzo di poter partire. Come diceva Iacomone, noi siamo in condizione almeno di rifare il palazzo esternamente, compreso il tetto, dentro. Poi ci stiamo preoccupando di capire il destino delle seconde case e dei negozi sotto. Allora che cosa abbiamo fatto con il governo? Uno, abbiamo evitato, Rodò, proprio non sono d'accordo sto con te. Perché chi era quello che si dava le botte pazzi? Ma stiamo a scherzare, tu potrai provare a smontare questa cosa. Noi crediamo che sia un atto forte. Se qualcuno vorrà smontare, come qualcuno sta chiedendo un commissariamento per il centro storico, io credo che sono tutti in buona fede, però è chiaro che ci può essere qualche interesse nel nostro centro storico, lo sappiamo. Abbiamo tanti palazzi, era partito tutto. Io so, a me ha chiamato il Presidente della Repubblica per il progetto pilota che c'era stato venduto e qui dentro era stato venduto la fontana. Vero o no che tutti sapevamo che c'era un progetto pilota che doveva partire immediatamente? Sì o no? È vero o no? Sono stato chiamato da lettera dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, io ho fatto 4 incontri col prefetto, è entrato in ansia perché bisognava rispondere alla Presidenza della Repubblica. Io ho firmato il 4 aprile, i progetti non sono arrivati perché era un meccanismo diverso e c'erano altri interessi di dividere la città in un certo modo. Non mi fate tornare su questo. Adesso noi crediamo, e l'ha letto adesso Piero con quella interpretazione del comitato scientifico, d'accordo, che ha smontato la precedente posizione venuta sulla nostra, così come il tavolo del MEP ha detto l'unico modo per rifare l'Aquila in quella complessità è come avete fatto voi. Dopodiché loro dicono, attenzione, la cosa che è uscita anche stasera, il problema, lo do, è qual è il limite dei soldi. Bisogna sapere, non l'ha pensata nessuno questa cosa, anzi, rispetto a chi aveva promesso Mario Monti, ricordate schiaffo in faccia al sindaco, lo ricordate, no? Rispetto a quello, dicono loro, qualcuno deve fare il preventivo. Gli unici in condizioni di fare il preventivo per la città e per il contado, per le altre cose, siamo noi, per come abbiamo impostato il lavoro e abbiamo promesso che in 15 giorni li portiamo. Chiaro, un preventivo, ragazzi, è di massima, stiamo a parlare. Solo noi abbiamo 403 ettari di centro storico. Il comune dell'Aquila ha 403 ettari di centro storico vero, quello perimetrato. Paganga sono 22 ettari, sono 4-5 dei comuni che in questo momento stanno andando avanti a sorreggere qualcuno. Allora, noi 22 abbiamo l'appuntamento con Letta, qualcuno ha fatto le battute che noi non saremmo stati in condizione di portare il preventivo, noi lo portiamo e vi dico come lo facciamo, perché sennò non si capiscono le cose. Allora, come si distinguono il centro storico? Prendiamo la tipologia Aquila centro, perché poi le frazioni sono a reposto. I palazzi si dividono in palazzi vincolati, e sappiamo sono 2400, poi abbiamo la percentuale che non riusciamo ancora a capire, perché noi abbiamo chiesto delle regole chiare, invece loro hanno fatto sto collo in bottiglia ridicolo della commissione che va così. Noi non vogliamo le cose così, chiaro? Niente arbitri finché ci sto io. Poi diventerà un'altra cosa. Con noi gli arbitri cerchiamo di evitarli. Anzi, se ne sapete qualcuno, me lo denunciate, fate da noi e sapete che io quello che faccio. Dicevo, c'è una quota che sono i palazzi di interesse che possono arrivare al 60%. Questa a noi ancora un po' sfugge. E dovremo cercare di vedere quanti possono essere. Poi c'è quella parte, ad esempio quella che diceva quello vuole demolire, no? San Domenico, San Pietro, i Rustici, eccetera, eccetera, che sono un'altra tipologia.
queste sono le tre tipologie, d'accordo? Vincolate, e quindi facciamo il calcolo del metro quadro di quella parte che si può fare domani, se tu non provi a smontarla, ma io sono sicuro, guarda, è una battuta. No, tu hai fatto una battuta che si smontano, sto a fare una battuta, come tu l'hai fatta che si smontano i piani regolatori, noi diciamo che questo, noi siamo convinti che è difficile smontarlo, anche perché ha resistito alle truppe, sono truppe gente talmente più grossa che non li ha pestato solo perché non riuscì a vederne, capito? Come io non riuscirei a pestare un microbo, capito? Però ce l'abbiamo fatto. Fatte queste tre tipologie è facilissimo. Si moltiplica, quante sono le prime case? 1, 2, 3, 3 file. Quante sono le seconde, le terze, le quarte, le quinte case? E le metti. Quanti sono i costi di attività produttive? Le metti sotto. D'accordo? Quanti sono i disgraziati come lo Terzole, che è uno solo e che non ce l'ha? Ce l'abbiamo perché ci abbiamo tutti questi dati e noi diciamo preventivo. Insomma, non sta al centesimo, non starà alla migliaia di euro, però insomma, si avvicina abbastanza. Questo diventa anche il piano economico del centro storico, di quella parte poi riparti subito. Perché la cosa importante è che noi stiamo provando a dire non solo su questa scorta loro sarebbero disposti a darci qualcosa di più. Ad esempio, nella seconda casa non solo il solaio e il pavimento e i servizi, cioè gli impianti di riscaldamento, il tubo centrale, ma magari riusciamo a struccare pure l'infisso interno, forse il pavimento, forse altre cose, e in più anche un riconoscimento che noi stiamo vedendo, ad esempio, chi li ha al centro per 8 anni non paga l'ICI, su quell'affittuario che affitta in un certo modo, la cazzo e così via. Questo è. Ma noi è la lotta contro il tempo, capito quello che è? Perché se stessimo ad aspettare tutto quanto non funziona, dopodiché c'è un dato, può dispiacere, poi arriva l'autocritica e finisco, ma devi dire che quella che rifiuta è la, infatti l'autocritica e la partecipazione. Questi atti, fra l'altro, sono stati presi con il Consiglio Comunale. Noi la premiazione per scelta del sindaco da allora l'abbiamo fatta in Consiglio Comunale per premi e tanti altri atti che poi gli altri comuni, anziché chiedere la struttura del primissimo, non hanno chiesto a noi. Il Consiglio Comunale, quanti giorni fa, la Commissione ha approvato una delibera che adesso va dal Consiglio Comunale, ma che passava in Commissione, che tutto quello che abbiamo fatto finora, nel bene e nel male, sbagliando quello che vuoi, però il Consiglio Comunale condivide, fa tutto un ricapitolare di tutti gli atti fatti e diventa la nostra posizione, che ripeto, è talmente forte che ne è fa approvare. Città di Gloriera, eccetera, noi sappiamo quello che si dovrà demolire, alcune cose dovranno uscire, la decisione è come ricostruire. Il problema è la capacità rispetto al put-puri, è che in questo momento qui serve una grande collaborazione e una volontà di sognare da parte della città. L'atto del piano di costruzione non dà alcun potere, cosiddetto ablatorio, me l'hanno insegnato i tuoi colleghi in questi giorni. Per cui, da un lato, tutti noi sogniamo di rifare la parte bella della città, i nostri centri storici, le nostre piazze, quei vicoli, no? Leggete Viaggio in Italia di Piovene, dice là una città che respira, parte così, perché tu dovunque stai vedi o vedi il Silente, no? O vedi il Gran Sasso, vedi la montagna, respiri da qualsiasi vicolo, quelli li dobbiamo rifare, siamo d'accordo. Però ci abbiamo un sacco di schifezze che sappiamo, molto, anche il centro storico. Le famose aree brevi, il periodo triste, il periodo delle mani sulla città. Tutti noi vorremmo cambiarla questa cosa. Tutti noi sogniamo di vedere un cambiamento anche a Valle Pretara. Valle Pretara, chi è che non conosce Valle Pretara? È la realtà dentro di Valle Pretara. Noi non abbiamo tutti questi strumenti. È la città che si deve interrogare. Io voglio capire la città quanto vorrà cambiare interrogandosi, questa sarà la grande discussione con i cittadini. Ci abbiamo delle possibilità, la Lauretana voglia se si può cambiare. Io oggi, ve lo dico, oggi ho fatto una strana telefonata al presidente commissario dell'ATA. Gli ho detto, scusa, io ho le basi di Berlusconi.
perché non proviamo a inventare una cosa che qualche casa che non vale la pena tu andare a fare, ci lasci quegli spazi, ti prendi le più immediate case e pensiamo a alcuni quartieri a ridisegnarli meglio, un po' di ragarli, creando magari una piazza, un servizio, facendo più bello. Ci vogliamo provare? Questa è la discussione vera della partecipazione. Scusate, ma non vi chiedete di fare interventi in cui cambio. Ho tutto, io sto aspettando questo progetto, io sto aspettando questi della piazza qui, io sto aspettando quello lì, si può presentare, e adesso vi aspettiamo, signore aspetti, adesso che io. Sì. Capito? Questo è quello che vorrei dire, non credo che sarebbe la signora. Sì, sarà bella, io sto a Santeria, ho portato due progetti d'arte sul terreno agricolo, davanti a casa mia, ma ho fatto un casermone che non si sa come mi devo, cioè quando mi fido dentro più a casa volentieri, quindi già cerco di, diciamo, di digerire questa cosa qua, infatti a me piacerebbe, perché voglio il centro storico, il centro storico, però alla fine quando tutto sarà il vostro mito. Mi piacerebbe mettere mano alle periferie che si sono sacrificati per l'acqua, per il profilo costruito male negli anni. E stiamo già facendo anche questo per carino. Poi mi piacerebbe anche dare un regolamento, perché io vedo tutti i giorni che rientro a casa mia, la gente mi parcheggia sul verde. Vabbè, sì, mi aspettavo una cosa più drammatica di questo scatto, fortunatamente signora mi perdono, ho tirato il sorpreso, ho pensato a pensare alla vecchietta, la bestemmia, cioè di meglio. Vabbè, comunque mi avvio a concludere rapidamente. Allora, detto questo, quindi io credo, scusate, io vorrei concludo rapidamente dicendo una cosa anche a Vincenzo. Vincenzo, il ritardo in uscita c'è, aspetta, però adesso, dato che noi stiamo pubblicando tutto, il sito fa schifo, ora vi do una notizia che spiega perché viene pioggia. E Vincenzo, io sono d'accordo con quello che vuoi. Primo progetto di volontari, due, ci sono qua 91 parti comuni che stanno aspettando una via o stanno aspettando la famosa cosa che dovete dare. Io ammetto che succedono le cose, oggi abbiamo parlato un cinese, anche se noi non potevamo parlare un cinese, la quale andate in tilte perché Fontana e Chiodi cacciano un decreto al giorno e ogni volta che cacciano una cosa nuova è andato in tilte il loro sistema informatico, non è che non dialoga col comune. Il nostro che siamo non siamo oh, tutto dove è cavagata un però minuto. Cominciamo, a cominciamo a dirlo. Funziona come gli olivi. Però guardate, io qui quello che dico, qui se c'è, guardate, la prima cosa sarà che il mio mestiere, permetti, non è che ho tifato sulla diagnosi che pensavo, speriamo che la polmonite, poi la spingo per la polmonite. Le cose vanno fatte precise, responsabilità, problema, va individuato dove è indovato il problema, d'accordo? E piano piano lo rimuovi su un percorso così difficile. Poi, il sito, abbiamo avuto un problema perché il sito c'è finalmente, abbiamo fatto, io credo sia anche carino, non è completissimo perché manca tutta la parte del lavoro sulla città, stiamo trovando collaborazioni con l'università, potrebbe diventare anche molto bello. È arrivato adesso il permesso del Ministero, che è stato complicatissimo averlo, perché ci vuole un pass. Credo che faremo una conferenza stampa di presentazione, e, ripeto, manca un po' della parte storica, la settimana prossima credo che sia mercoledì, quindi da mercoledì dovremo avere il nuovo sito, chi l'ha visto lo trova carino. Inventeremo, come diceva Enrico Bono, no, è chiaro, carino, anche funzionale. Io sono riuscito a navigarci, quindi se ci sono riuscito a navigare io abbastanza velocemente, li metteremo tutto. Adesso fa un po' schifo, però ci trovate tutto, ci trovate anche quali sono, cioè, quali sono 91 ingegneri che non stanno a dire le parti comuni. Così, già c'è, li siamo messi tutto, abbiamo messo tutto. Volevo semplicemente dire una cosa, perché se no poi in effetti facciamo veramente la guerra tra i popoli. Non è che va... Ma io non ce l'ho con l'ingegnere architetto, però ragazzi. Ma poi ricordati come se ce l'avessi, c'è tanto guaiati già di nostro, che non è quello che ci cambia la vita.
Il problema è semplicemente questo, non bisogna guardare il numero assoluto di progetti che ci hanno determinato comune. No, bisogna vedere l'attrezzatura che è chiaro, vince, è il stesso là molto aperto. Allora, ultima cosa. Problema della partecipazione. Questo è il problema vero. Io non credo di essere io responsabile, perché su questo della partecipazione è un problema di statuto. Lo statuto non è del sindaco, no, attenti, io ho cercato di differenziare le responsabilità da quando mi sono insediato, a parte tra i dirigenti e la struttura politica. Una cosa è la giunta, cioè il governo, e una cosa è il consiglio, cioè il Parlamento, che in tutti i posti seri è molto differenziato, in tutte le assemblee. Cioè una cosa è il sindaco e la giunta, una cosa sono i poteri consigliari. La commissione statuto, sapete quello che è successo, adesso è governata da un nuovo presidente della destra, assessore provinciale, che si chiama Demo. Io ritengo che sia un processo che debba fare il consiglio comunale nella commissione statuto. Io prendo la responsabilità per l'ennesima volta di seguire io questa vicenda. Datemi però, ma non per... Scusate, non è una cosa mia diretta, però me la assumo io questa responsabilità, ne risponderò io di portarla al consiglio, e poi io mi prendo la responsabilità di gestire questa cosa, portarla in giunta, che poi deve votare la giunta, e portarla al consiglio, perché lì ho già cominciato a sentire da chi l'ha letto che ci sono. Non è facile, io ho provato già a parlare tempo fa con il padre delle partecipazioni, che è un toscano, di cui è il numero, mi hanno mandato con un libro, non l'ho manco aperto perché non c'è niente tempo, è un problema di cui mi faccio carico io, anche se solleciterò la commissione statuto, che è quella che dovrebbe fare queste cose, insomma, non tocca al governo fare alcune cose che toccano al Parlamento. Me ne prendo io la responsabilità, datemi tempo, 15 mattino 21 di luglio, insomma, datemi un mese e mezzo che probabilmente mi serve. Questo me ne assumo la responsabilità. Per le macerie. Per le macerie, lunedì partiamo dalla raccolta delle macerie a Tempera. Però sappiate, anche perché qualcuno di voi, se finalmente avrà il quartiere che gli parte il cantiere, le macerie sono bloccate, ma non ci stanno giornalisti, così domani non c'è il titolo, c'è l'ente che attacca, c'è l'ente Lidia, c'è l'ente psicopatico, c'è l'ente ha smesso di fumare del nervoso, come dico, sto benissimo. Il problema è farvi capire perché vi dovreste incazzare, ma non alla tapazzi contro di noi, scusate, che poi è normale, io vengo volentieri, più mi sento a Milano, capito, tormentato. Ma vi rendete conto, e concludo con questo, e io credo che qui non è scritto mi indigno, io mi indigno da tanti anni, però io mi indigno molto di più e vorrei che voi vi capiste questo, e allora cambiano tutte le cose. A detta di Bertolaso e compagni, questa è stata la più grande tragedia degli ultimi 100 anni, fortunatamente non tanto il numero delle vittime, ma nell'enormità di quello che è successo, in termini di danni qualitativi e quantitativi, giusto? È la più grave tragedia degli ultimi 100 anni. Mi pare che su un aspetto centrale, che però è patognomonico, cioè la prova di tutto, come cazzo la funziona il tutto, che è quello della raccolta di macerie. Noi partimmo con 500 tonnellate al giorno, che era una cazzata, dei rifiuti, cioè, passati, arrivati le truppe cammellate del commissariamento, 150 200 tonnellate al giorno. Adesso è tutto bloccato, vi annuncio ufficialmente che è tutto bloccato. Bloccato tutto. Sono 3 ordinanze da prima di Natale che il sistema paese, cioè l'Italia, quella che doveva fare il nucleare, che fortunatamente è stato domenica, tutti quanti abbiamo a scriversi. Quella che è la ottava o sesta potenza economica, paesi navigatori, scienziati, inventori, del caso, quello poeti e poetesse, non è capace di scrivere uno straccio di ordinanza
che risolva le cose. E sapere chi è che c'ha la soluzione in mano, bene male, per dire consulta che funziona. Oggi mi prendevo in giro anche i miei e dice, studi, c'era Moroni e qualcun altro, perché funzionano quelle nostre. Ci sono messi d'accordo con i privati, abbiamo creato una cosa. Non passa, perché? Ma ammettiamo che il comune non sia all'altezza. Ma mi pare che l'Italia, che sta a fare guardare la Libia, porta la pace, fa questo, scava i pozzi per loro, fa le autostrade a destra, non riesce a risolvere questo cazzo, scusate, di problema che ne nasce. Allora, mi fate capire, dov'è il problema? Sono io che lo dico? O c'è qualcuno che inchina, pur non essendo all'altezza, pur non avendo il tempo di starci, che non vuole prendere atto? Che fa? La soluzione, allora, è vero che non risponderemo adesso, vediamo di trovare un serio. Oggi, in questi giorni, Moroni ha detto le cose chiaramente, partecipate all'assemblea, se volete l'assemblea, se volete l'assemblea sul Macello, veniamo domani, viene Alfredo perché io lo capisco poco, lo segue lui, è già venuto a spiegare, oggi stava sui giornali, noi lo spieghiamo, la soluzione è quella. Allora, anziché fare cose, ma qualcuno potrebbe dire per favore, senza che sono sempre solo io, no? O uno dei miei assessori che insieme a me sono usciti di testa, potrebbe dire, ma perché non si riesce a ziccare l'ordinanza sulle macerie? Sono tre ordinanze, sei mesi, sette mesi, che il governo italiano non riesce a fare un'ordinanza per una sola. Con questo, se è capito, forse dov'è la confusione. Io vi chiedo una cosa sola. Cominciamo veramente a cercare di capire come stanno le cose, chi sbaglia e chi non sbaglia. Se non capiamo questo, io comincio a pensare che qualcuno di noi sta anche da, in buona fede, ma forse sta facendo il gioco del nemico. Grazie. Grazie signore. Non va sempre, abbiamo scritto la lettera, stiamo trovando un accordo con la nostra università, penso che appena avremo delle risorse, l'abbiamo visto la prima. Dobbiamo vedere dove. Massimo, per ricordare il domani, io sono la